Buongiorno, buongiorno, benvenuti all'Acquario Romano. Siamo qui per la presentazione del rapporto ASVIS dell'attuazione dell'Agenda 2030, rapporto del 2024. Buongiorno anche a chi ci segue da remoto sul sito di Rai News, su pagina Facebook Rai per la sostenibilità, sul sito e sulla pagina Facebook di ANSA Repubblica, il sito del quotidiano nazionale di Radio Radicale, di greenreport.it, di Energia Italia News e il sito del giornale della Protezione Civile, la loro pagina Facebook. Grazie, così li abbiamo salutati tutti. Grazie anche ai tanti ragazzi che sono seduti qui davanti a me e che partecipano alla presentazione nell'ambito del progetto Generazione 2030, alleanze regionali per l'educazione alla cittadinanza globale. Loro sono il nostro futuro, così come il titolo ambizioso di questa presentazione, coltivare ora il nostro futuro. Qual è il nostro futuro? Perché certo non è quello che ci immaginavamo nel 2015, quando l'agenda 2030 è stata sottoscritta, ne è passata di acqua sotto i ponti, non sempre buona. Purtroppo sono passati i 18 milioni di morti nel mondo del Covid, ed è solo la stima ufficiale, non sappiamo effettivamente quanti. E soprattutto, qual è il nostro futuro? Ora che non c'è discorso pubblico, non c'è intervista, non c'è panel, convegno, congresso nel quale nelle prime due righe non ci sia la parola guerra, Medio Oriente, Ucraina, certamente parliamo dell'Agenda 2030 tenendo conto soprattutto di questo, altrimenti non saremmo legati alla realtà. Eppure vi invito a rivedere i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, a riascoltarli avendo presente in controluce proprio guerra, Medio Oriente, Ucraina e Covid. Forse ci dicono che quello che sta accadendo oggi ci dà l'opportunità di pensare che a maggior ragione l'Agenda 2030 aveva centrato gli obiettivi che servono a creare un mondo migliore. Sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, imprese, innovazione, infrastrutture, ridurre le diseguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, la vita sott'acqua, la vita sulla terra, pace, giustizia, istituzioni solide, partenariato per gli obiettivi sensibili. Io vedo un bellissimo albero, albero della vita, così insomma lo interpreto io, lo immagino, mi suggerisce questa idea, no? Che i frutti siano proprio le icone dei 17 obiettivi, eppure il mio telefonino stamattina mi rimandava, così forse anche il vostro, immagini diverse. La prima è un'immagine incredibile che oggi sicuramente vedrete, non è un albero della vita, ma è un lago nel deserto del Sahara, perché quello che è accaduto è che quelle piccolissima pioggerellina che in genere a settembre bagna la sabbia del deserto del Sahara, uno dei posti più aridi al mondo, forse il più arido, ovviamente neanche la percepiamo. Quest'anno invece, e per la prima volta, vedrete oggi rimbalzare dai telegiornali l'immagine di laghi che si sono formati nel deserto del Sahara. E la seconda non è un'immagine, ma è una notizia drammatica arrivata ieri da Eurostat, che ci dice che la regione più povera d'Europa è la Calabria. La Calabria, ma come? La povertà, così da noi il 48% della popolazione è a rischio esclusione sociale. E torno sugli obiettivi dell'Agenda 2030, quanto mai attualissimi. Marcella Mallen, buongiorno, presidente dell'ASVIS, l'introduzione tocca a lei, saluti iniziali, buongiorno. Grazie.
Eccoci qua, buongiorno a tutti e a tutti. Sono lieta di dare il benvenuto a tutti coloro presenti in questa sala, siete veramente tanti e ci fa piacere, e a coloro che seguiranno in remoto la presentazione del rapporto, e un benvenuto anche ai relatori, che ringrazio per la loro disponibilità a partecipare a questo nostro dibattito. È il nono rapporto per noi, il rapporto rappresenta ormai uno strumento unico per analizzare l'avanzamento del nostro Paese verso il raggiungimento di questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Presentando quest'anno questo rapporto, il primo sguardo, è già stato accennato, non può non andare alla drammatica crisi in Medio Oriente e al perdurare della guerra in Ucraina. Le terribili notizie di questi giorni, oltre a ricordarci che la guerra non è più un fantasma del passato, ma una minaccia costante, come ha sottolineato Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, richiedono anche con urgenza il ritorno della diplomazia, del dialogo multilaterale e del rispetto dei diritti umani, come auspicato dalle Nazioni Unite. Allo stesso tempo è importante che anche l'Unione Europea parli con una voce unica e forte per contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti, riconoscendo il legame indissolubile tra sviluppo sostenibile, società inclusive e democratiche e il bene assoluto della pace. È in questo contesto che col Presidente Stefanini nell'introduzione abbiamo definito turbolento, il rapporto, grazie al contributo dei 1000 esperti delle oltre 320 organizzazioni aderenti, analizza la condizione del mondo, dell'Europa e dell'Italia e sottolinea soprattutto il divario crescente tra aspettative, impegni e realtà, individuando anche proposte concrete per interventi trasformativi anche nella prospettiva della nuova legislatura europea. In particolare, i dati e le analisi di questo nono rapporto descrivono con molta chiarezza e secondo me anche con analisi ulteriormente affinate rispetto agli altri anni, il grave ritardo dell'Italia per tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e, ahimè, l'inadeguatezza delle politiche e delle risorse messe in campo per il raggiungimento e il conseguimento degli obiettivi. Alcune statistiche sulla sostenibilità sociale ci hanno colpito in modo particolare. Nel 2023 la povertà assoluta risulta in costante crescita, spostandosi dal 6,2% del 2014 all'8,5% attuale. Una povertà che riguarda soprattutto le famiglie numerose e le famiglie di stranieri. 13 milioni e 400 mila persone, quasi il 23% della popolazione italiana, sono a rischio di povertà e di esclusione sociale. Ancora, il 10,5% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni esce prematuramente dal sistema di istruzione e formazione. L'Italia si classifica all'83esima posizione su 146 paesi per parità di genere. Ecco, sono dati che un paese come il nostro non può leggere senza provare disagio, credo, imbarazzo, che quindi reclamano risposte tempestive e adeguate. Le proposte di intervento su questo fronte sociale sono molte, dal contrasto alla povertà, alla precarietà del lavoro, a garantire l'assistenza agli anziani non autosufficienti, a redistribuire il carico fiscale, a migliorare i servizi sanitari, anche per fronteggiare problemi interconnessi al disagio psichico, alle dipendenze, alle violenze femminili e di genere. Ancora, promuovere l'inclusione sociale, potenziare i servizi per l'infanzia, aumentare l'occupazione femminile e in genere ridurre la fragilità del mercato del lavoro di donne, giovani e immigrati. Servono scelte politiche coraggiose e investimenti adeguati da inserire in un piano di accelerazione nazionale, non più rinviabile o procrastinabile, volto a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, da affidare, a nostro avviso, sotto la responsabilità diretta della Presidenza del Consiglio. Questa evidente insostenibilità dello sviluppo italiano
dovrebbe, secondo la nostra sensibilità, ma anche quella sensibilità di una larga parte dell'opinione pubblica, dar vita ad un grande dibattito politico, pubblico e culturale su come cambiare in fretta, senza più indugio, questa condizione. Tra l'altro in piena coerenza con gli impegni internazionali già sottoscritti per assicurare un benessere diffuso in equilibrio con il nostro pianeta, per noi e per le future generazioni. Non realizzare lo sviluppo sostenibile cosa vuol dire? Vuol dire ridurre la qualità della vita delle persone, la loro potenzialità, la loro libertà, le loro aspirazioni, la resilienza delle comunità locali, la tenuta dei nostri territori, che stanno mostrando tutta la loro fragilità in questi ultimi anni. Ridurre la capacità del pianeta di rigenerarsi e vuol dire anche ridurre la competitività e la salute della nostra economia. Al contrario, realizzare lo sviluppo sostenibile, come descritto dall'Agenda 2030, non è un'utopia, ma è l'unica strada possibile per costruire un futuro di speranza. Ecco, questo è quello che noi in ALSIS pensiamo. È la visione che continuiamo con ostinazione ad abbracciare, nonostante le tante difficoltà e le tensioni che ci circondano, e valorizzando i segnali positivi che pure ci sono, come la riforma del 2022, che ha introdotto i diritti delle nuove generazioni nella nostra Carta Costituzionale, l'approvazione di piani e strategie da parte di regioni e città che guardano allo sviluppo sostenibile come orizzonte, al dinamismo della società civile, di una parte del settore privato, del settore produttivo, delle imprese, in nome della sostenibilità. Ancora, i progressi verso la transizione ecologica giusta grazie agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli sviluppi della capacità scientifica e tecnologica per affrontare in modo nuovo i problemi sempre più complessi della nostra società. La conferma dell'impegno dell'Unione Europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 e più recentemente il Patto sul Futuro. I due allegati al patto, rispettivamente il Global Digital Compact e la dichiarazione sulle future generazioni, sottoscritti al Summit sul futuro alle Nazioni Unite, sono documenti, credo, di assoluta rilevanza per il rilancio della cooperazione e del multilateralismo, la definizione di una governance dell'intelligenza artificiale e la promozione della partecipazione dei giovani alle decisioni globali. Ecco, questo ci fa pensare che questo non è certo il tempo del disimpegno, dell'indifferenza, ma quello della speranza e dell'azione. Ecco, è proprio il tempo di coltivare ora il nostro futuro. Questo titolo evocativo che abbiamo voluto dare al rapporto 2024. Ad esprimere ancora una volta, e sempre con la stessa convinzione e passione, l'urgenza di operare ora, nonostante le turbolenze, ripeto, le difficoltà e i disastri che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, invitando le istituzioni, le imprese, le scuole e università, la società civile ad assumere un impegno straordinario per accelerare il cammino verso lo sviluppo sostenibile, utilizzando come punto di partenza, ci auguriamo, i dati, le analisi e le proposte contenute in questo rapporto. Come sempre l'ASVIS si mette a disposizione del Paese e delle sue istituzioni. Quest'anno mi piace ricordare, in chiusura di questo mio benvenuto, che una delegazione di ASVIS è stata ricevuta in audizione al Quirinale a marzo, in occasione del nostro 8° compleanno, il più bel regalo che potessimo ricevere. Il Presidente Mattarella ci ha spronato a proseguire nella missione di far conoscere l'importanza dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che lui stesso, in più occasioni, specialmente quest'anno, ha detto con chiarezza non è un esercizio burocratico per sognatori. Parole molto emblematiche e molto pungenti. Ecco, queste sue parole sono per noi di incoraggiamento e rafforzano questa motivazione a portare avanti questo lavoro collettivo insieme alla comunità degli aderenti. Concludo ringraziando il direttore scientifico Enrico Giovannini, che ha curato anche quest'anno il documento di sintesi del rapporto e guidato la stesura
dell'intero rapporto, indirizzando l'impegnativo lavoro di ricerca. Ringrazio anche gli aderenti, i coordinatori, gli esperti dei gruppi di lavoro e, lasciatemi dire, il team straordinario di ASVIS. Tutti auguro buon ascolto. Grazie. Grazie Presidente. Dunque, a che punto è l'attuazione dell'Agenda 2030, Enrico Giovannini? Il rapporto ASVIS 2024, Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASVIS. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti, bellissimo vedere questa sala piena e ringrazio tutti coloro i quali ci aiutano a rilanciare questo evento attraverso i loro siti. Quest'anno abbiamo arricchito il nostro rapporto con una serie di nuove analisi, le presenterò fra breve, ma anche di modi nuovi per comunicare la sintesi, i punti fondamentali di un rapporto di 200 pagine che non è semplicissimo forse da analizzare in toto, per cui vorrei ringraziare WITAB che ci ha aiutato a definire alcune infografiche che aiutano a capire i messaggi principali. Marcella Mahlen ha già ricordato le parole del Presidente della Repubblica sul fatto che l'Agenda 2030 non è un esercizio burocratico per sognatori. Forse avete presente quella canzone di Claudio Baglioni che dice una canzone neanche questa potrà mai cambiare la vita. E giorni fa mi domandavo se firmare una ennesima dichiarazione sul futuro, se fare un ennesimo rapporto, il nono, su queste tematiche può effettivamente aiutare a cambiare il mondo, la vita delle persone, in particolare di quelli che sono in povertà, che non hanno futuro, che si sentono esclusi dalla rappresentanza politica in tutto il mondo, non solo in Italia. La risposta è sì, può aiutare, ma non basta, ovviamente. Non basta anche alla luce di quello che abbiamo sentito prima, cioè le grandi crisi internazionali. Ma quello che non possiamo fare è dire, prima risolvano loro i problemi e poi noi ci diamo da fare per risolvere quello che possiamo. Non funziona così. Non può essere una scusa per rinviare scelte che possiamo e dobbiamo fare oggi. E la scelta del titolo, coltivare ora il nostro futuro, segnala che è un futuro nostro, non di qualcun altro. Segnala che bisogna mettersi a coltivare e quindi a curare quello che ci è dato, avendo un'idea di futuro, parola che negli interventi del Presidente della Repubblica quest'anno è particolarmente presente, nonostante il fatto che il mondo stia andando apparentemente in altre direzioni. Questo è un'affermazione forse un po' dura, ma rappresenta una realtà, perché sono le parole che i leader mondiali hanno sottoscritto, compreso il nostro Presidente del Consiglio, qualche settimana fa al Summit del futuro. Ci sono crescenti rischi catastrofici ed esistenziali, molti causati dalle scelte che facciamo, quindi non è colpa delle macchie solari, delle radiazioni, dipendono dalle scelte che facciamo. Chi pensa che la sostenibilità sia solo una questione climatica, ambientale e che dunque le crisi che vediamo in giro per il mondo e nel nostro paese non abbiano nulla a che fare con la sostenibilità, veramente non ha capito nulla. E invece bisognerebbe comprendere che per realizzare uno sviluppo sostenibile bisogna avere un approccio integrato, complesso, non unicamente basato su singoli interventi, sia che essi riguardino i pandori, sia che riguardino gli occhiali con le telecamere, eccetera. No, non funziona così. Funziona con un approccio
profondamente nuovo, e rinviare le azioni è una pessima scelta. Lo abbiamo dimostrato nel rapporto di primavera di quest'anno, fatto in collaborazione con il Centro di Ricerca Internazionale Oxford Economics: i costi del rinvio sono superiori ai costi, spesso investimenti, della transizione. La situazione internazionale è tutt'altro che favorevole. Spirano non solo venti di guerra, ma venti di conflitti, venti di cambiamento climatico, venti di ritardo nell'essere coerenti con le promesse che per esempio i paesi sviluppati hanno fatto rispetto ai paesi in via di sviluppo. La situazione è variegata nei vari continenti, ma al ritmo attuale solo il 17% dei target globali dovrebbero essere raggiunti da qui a 6 anni. E per un terzo dei target o stiamo andando indietro o non ci sono avanzamenti adeguati. Alcuni dati che colpiscono. Il primo dato è che la domanda di sviluppo sostenibile è crescente nel mondo. E lo dimostriamo attraverso i sondaggi che sono stati svolti nei paesi del G20, in 77 paesi del mondo. Insomma, la domanda di affrontare la crisi climatica, di superare le disuguaglianze, magari tassando i super ricchi, di fornire servizi pubblici accessibili per la sanità pubblica, proteggere i diritti dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze economiche. Queste sono le preferenze degli esseri umani in gran parte del mondo. Non tutti, perché come vedete circa il 30% della popolazione mondiale o dei singoli paesi non pensa che queste siano le priorità. Quindi abbiamo un terzo della società che non è convinta di quello di cui stiamo parlando, e un terzo non è banale. Parallelamente, la fiducia nei governi è bassa. La fiducia di che tipo? Non sul singolo governo, ma sul fatto che i governi mettano al centro della loro azione la maggioranza delle persone. La capacità di prendere decisioni di lungo termine è riconosciuta solo dal 37% degli intervistati. Il 65% crede che il sistema politico ed economico debbano essere modificati significativamente, e poi sembra un paradosso, anzi è un paradosso, l'81% pensa che la democrazia sia il miglior sistema possibile, ma il 40% tutto sommato apprezza i casi in cui il leader di turno prende le decisioni senza dover discutere con il Parlamento. Questo è un elemento importante per la sostenibilità, perché vorrei ricordare che l'obiettivo 16 dell'Agenda 2030 ha proprio a che fare con governance democratiche, efficaci, partecipate. Insomma, fatti e aspirazioni divergono in misura netta. Ora vorrei ricordare alcuni dati, forse per alcuni, come si fa nei film, dice, queste immagini vi possono disturbare. Sì. Ci sono 120 milioni di sfollati nel mondo. Le vittime civili dei conflitti sono aumentate del 72% in un anno. A seguito del Covid la povertà globale è aumentata per la prima volta dopo decenni di riduzione. Nel 2030 abbiamo quasi 600 milioni di persone che, ci si può aspettare con le tendenze attuali, saranno ancora in condizione di povertà estrema. 733 milioni di persone soffrono la fame, 2,33 miliardi soffrono di malnutrizione. L'aspettativa di vita si è ridotta a causa del Covid tra il 2019 e il 2021. Una ragazza su 5 è obbligata a sposarsi prima dei 18 anni.
Circa la metà degli abitanti del pianeta vive in condizioni di scarsità d'acqua. 2 miliardi di persone vivono ancora senza accesso all'acqua potabile. 3 miliardi di persone sono senza servizi igienici gestiti in modo sicuro. Nel 2030 avremo ancora 660 milioni di persone che non avranno accesso all'elettricità e quindi useranno magari legna o carbone per scaldarsi. 2 miliardi di persone non hanno ancora nessuna forma di protezione sociale. Un giovane su 5 nel mondo non studia, non si forma, non ha un impiego. Nel 2023 abbiamo avuto un record storico di 37,4 milioni di rifugiati. Ci sono 4,2 milioni di morti premature all'anno, 300.000 in Europa, quasi 50.000 in Italia, per l'esposizione all'inquinamento. Le emissioni di gas serra continuano a crescere. È un quadro drammatico, è un quadro realistico, basato sui dati, non su ideologie, non su fantasie. Ed è un mondo che si avvia, come hanno riconosciuto i leader 3 settimane fa, a un disastro. Il patto sul futuro è un tentativo di rilanciare il multilateralismo. Queste sono frasi colte dal documento firmato. Siamo in un momento di profonda trasformazione, gli altri esseri umani stanno sopportando terribili sofferenze. Se non cambiamo rotta, rischiamo di precipitare in un futuro di crisi e crolli persistenti. Quegli stessi leader che magari poi tornando nei loro paesi dicono ma quest'anno il PIL è aumentato dello 0, qualcosa, come se questo risolvesse tutti i problemi. Abbiamo bisogno di coerenza tra quello che ci impegniamo a fare e quello che facciamo. Questo è lo stile ASVIS. Non abbiamo una nostra agenda. Noi mettiamo a confronto gli impegni con le realizzazioni. Facciamo però anche delle riflessioni più profonde. Il rapporto di quest'anno prova ad affrontare anche queste 6 dimensioni del nostro sviluppo che spiegano perché non riusciamo ad accelerare, perché non riusciamo a cambiare quello che vorremmo. Un'economia che consuma troppe risorse, un'azione troppo timida nei confronti del cambiamento climatico, mancanza di investimenti, troppo lavoro informale e precario, ricordiamo in Italia abbiamo circa 3 milioni di lavoratori irregolari, scarsa fiducia nelle istituzioni, disinformazione e fake news. Questi sono tutti venti che in qualche modo spirano contro la trasformazione. Il patto è stato firmato e, come dicevo, prova a rilanciare la dimensione multilaterale della politica internazionale. Un'altra utopia, sì, forse, lo vedremo nei prossimi summit, ma il tentativo è quello di riformare l'ONU, l'architettura finanziaria globale, le governance della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, riconoscendo il diritto dei paesi emergenti e in via di sviluppo ad assumere un ruolo più forte. Improvvisamente i paesi sviluppati sono diventati buoni? No, è che i paesi emergenti si stanno facendo le loro banche di sviluppo, stanno facendo le loro istituzioni finanziarie in modo anche contrario a quello che le istituzioni globali stanno facendo. Dicevo, il 2024 ha avuto importanti summit, compreso il G7 a presidenza italiana, e in tutti i casi, anche nel documento G7, ci si impegna ad accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030. Abbiamo importanti scadenze nei prossimi mesi, nelle prossime settimane: la COP29 sul clima, la COP16 sulla biodiversità, la COP16 per la lotta alla desertificazione e poi le 2 grandi conferenze del 2025, dove gli impegni del summit devono diventare azioni,
Questa sarà la cartina di tornasole per capire se il summit sul futuro, il patto sul futuro, è un pezzo di carta o qualcosa di reale. Peccato che in Italia di tutto questo non parla nessuno, non ha parlato nessuno in preparazione del summit, noi non sapevamo qual era la posizione dell'Italia. È importante dunque occuparsene anche prima della conclusione dei summit. L'Europa ha fatto passi avanti, certo, ma sono passi avanti ancora insufficienti. C'è una crescita vicina ai 10 punti dei nostri indicatori di sviluppo sostenibile. I puntini sono i vari paesi dell'Unione Europea. Tutte quelle linee dovrebbero essere fortemente in crescita. Invece, come vedete, alcune sono piatte o addirittura in leggera riduzione. Ci sono aumenti consistenti per energie rinnovabili, lavoro dignitoso, innovazione e infrastrutture. Un miglioramento più contenuto per 10 goal e invece un peggioramento per gli ecosistemi terrestri e la partnership. In più abbiamo un problema di disuguaglianza tra Stati. L'Agenda 2030 ha come motto non lasciare nessuno indietro, quindi lotta alle disuguaglianze, e invece su questo l'Europa non sta facendo quello che dovrebbe e potrebbe fare. Per la prima volta, grazie anche alla collaborazione con l'Istituto di Ricerca Prometeia, siamo andati a vedere tutta una serie di indicatori quantitativi. Io vi farò vedere solo qualche slide. Le tendenze attuali per l'Unione Europea e per l'Italia a confronto per una serie di indicatori e l'obiettivo al 2030. Dei 17 obiettivi quantitativi, quindi non sono gli SDGs, 10 sono raggiungibili, 5 appaiono non raggiungibili e 2 presentano andamenti discordanti. Quindi anche l'Europa deve accelerare e deve accelerare su molti fronti. Come dicevo, troverete questi dati quest'anno per la prima volta nel rapporto e capite anche che ci sono distanze dell'Italia rispetto all'Unione Europea che tendono a ridursi, altre ad espandersi, altre a restare costanti. I nuovi orientamenti politici dell'Unione Europea sono un importante passo avanti. Ursula von der Leyen si è impegnata per avere la nomina provvisoria per adesso, poi si vedrà il voto definitivo, dal Parlamento europeo a rafforzare iniziative già avviate come il Green Deal, ma anche a avviare nuove iniziative. Iniziative che hanno a che fare con un ampio spettro di politiche. Molto importante che la Presidente, nella lettera ai commissari, ha ribadito l'impegno che ogni commissario ha a raggiungere gli SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nel proprio campo di competenza. Non era scontato con il cambiamento, diciamo, di orientamento politico. Il fatto di averlo confermato è un impegno forte che salutiamo con grande soddisfazione, così come il fatto che molte delle proposte contenute negli orientamenti si ritrovano in linea con il manifesto che avevamo predisposto a maggio e soprattutto si ritrovano in linea con quello che, contrariamente a quanto alcuni politici dicono, gli europei vorrebbero. Infatti il 77% ritiene che bisognerebbe accelerare la transizione verso le rinnovabili, l'indipendenza energetica, per abbassare i prezzi alle famiglie e alle imprese. Il 79% è convinto che perseguire gli obiettivi climatici e di transizione aumenterà i posti di lavoro. Il 69% si aspetta che tutto questo si traduca in una riduzione dei costi in bolletta. Cioè sembra che le persone abbiano letto il nostro rapporto di maggio, cosa che chiaramente non è, ma la forte domanda per una politica in questa direzione. Nel rapporto, il capitolo 2, è tutto dedicato alle novità.
dell'Unione Europea, la legislatura che si è appena aperta. Elementi di speranza, di possibile contraddizione, ma ci sono quattro aspetti che sottolineiamo fortemente. Primo, bisogna superare, come dice il rapporto Draghi, le barriere legate alla limitata dimensione del mercato europeo dei capitali privati, ma soprattutto ampliare il bilancio dell'Unione Europea per garantire finanziamenti sufficienti e sostenibili per le priorità comune, comprese le politiche industriali, superando appunto visioni nazionaliste e totalmente, qui sì, ideologiche. Sono necessari ingenti investimenti, ma bisogna anche aiutare le imprese a andare nella direzione giusta, che vuol dire una transizione ecologica, digitale giusta, riducendo quindi gli oneri sulle imprese, ma parallelamente rafforzare il dialogo sociale europeo e la partecipazione popolare alle decisioni politiche, cosa che von der Leyen si è impegnata a fare. Non possiamo rinunciare all'idea di riformare l'architettura istituzionale dell'Unione Europea verso una maggiore integrazione, come d'altra parte il Parlamento Europeo aveva votato a dicembre, come la conferenza sul futuro dell'Europa aveva indicato. Infine, ma non meno importante, l'Unione Europea deve esercitare le proprie capacità di leadership anche a livello globale. Non deve arrendersi all'idea che la sicurezza, in nome della sicurezza, tutto sia possibile. L'agenda per la pace contenuta nel patto sul futuro è stata firmata da tutti i paesi europei. Pretendiamo coerenza nel momento in cui si discuteranno scelte concrete. Ad esempio, uno dei punti del patto sul futuro è quello di dimostrare che eventuali aumenti negli investimenti nella difesa non andranno a scapito di investimenti nell'educazione, nella salute. Bisogna dimostrarlo, questo è l'impegno che tutti i paesi, compresa l'Italia, hanno preso. Nel rapporto troverete una cosa, spero utile anche per i media, una sorta di scadenzario per i prossimi 2 anni di attuazione di regolamenti, di direttive già stabilite e poi l'agenda temporalmente ordinata degli impegni che ha preso von der Leyen. Perché è importante questo? Beh, perché una serie di impegni riguardano i paesi, non l'Unione. Ci sono una serie di direttive che devono essere attuate dai paesi e saranno direttive divisive, pensiamo alla discussione sulle case green, il piano di ripristino della natura e così via. È importante arrivarci preparati. Ecco perché abbiamo voluto fare questo lavoro così molto specifico, ma anche speriamo utile per il Paese. E l'Italia? Confermiamo anche con i dati aggiornati che per ben 5 goal, povertà, disuguaglianze, qualità degli ecosistemi terrestri, governance e partnership, l'Italia sta peggio oggi rispetto al 2010. E non vediamo inversioni di tendenza significative, se non solo parzialmente per le disuguaglianze, grazie all'aumento del reddito negli ultimi anni, negli anni post-Covid. Abbiamo miglioramenti molto contenuti per 6 obiettivi, cibo, energia pulita, lavoro, crescita economica, città sostenibili, clima e qualità degli ecosistemi marini. Tutte quelle curve, lo ricordo, dovrebbero essere orientate in forte aumento. Qui i puntini sono le regioni e quindi anche in questo caso vedete che le disuguaglianze non si riducono più di tanto. Miglioramenti più consistenti per la salute, l'educazione, le disuguaglianze di genere, l'acqua, l'innovazione. Ma anche qui abbiamo dei gap enormi, come vedremo tra breve. C'è solo un goal per cui l'aumento è più consistente, e cioè l'economia circolare, ma vedete che negli ultimi anni l'indicatore è quasi costante. Questo per dire che se non ci muoviamo continuamente accelerando il cambiamento, anche quello che abbiamo fatto nel passato non sarà sufficiente.
Abbiamo fatto un esercizio ulteriore quest'anno. Siamo andati a guardare, come abbiamo fatto per l'Europa poco fa, l'ho descritto, gli elementi degli 37 obiettivi quantitativi. La situazione è veramente negativa. Solo per 8 è possibile raggiungere o avvicinare significativamente i target al 2030. Per 7 gli andamenti sono contrastanti e per ben 22, cioè il 60%, non c'è modo di arrivare a quegli obiettivi, a meno di produrre uno scatto straordinario. Vi faccio qualche esempio. Entro il 2030, in basso a sinistra, ci siamo impegnati a raggiungere la quota del 45% dei laureati. Questo è anche un obiettivo europeo. Stiamo al 30%. In 6 anni non c'è modo. In molti altri casi, vedete, siamo troppo distanti dall'obiettivo. In alcuni casi, dove ci sono i puntini, sono le previsioni elaborate da Prometeia, quindi attraverso modelli complessi, economici, sociali, ambientali. Trovate nel rapporto tutta questa serie di grafici e le motivazioni del perché ci possiamo avvicinare, non ci possiamo avvicinare. Quello che non si può più dire è che nel 2030 scopriremo improvvisamente che non abbiamo centrato gli obiettivi. Questo lavoro lo dovrebbe fare il governo, perché questo è l'impegno scritto nella Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2022 approvata a settembre dell'anno scorso. Ma va benissimo, non ci preoccupiamo di lavorare intensamente con i migliori centri di ricerca italiani e internazionali. Ma bisogna prendere coscienza che l'Agenda 2030 non è qualcosa che si raggiunge perché hai migliorato di qualche decimale negli anni. Va misurata in termini di distanza dall'obiettivo. Quello che hai fatto conta relativamente. Un obiettivo raggiungibile che vorrei sottolineare è quello di ridurre la quota dei NEET, dei giovani che non studiano e non lavorano, che storicamente in Italia è stata straordinariamente alta, ma che effettivamente si è ridotta negli ultimi anni in maniera consistente. Nel rapporto discutiamo di 4 possibili game changer importanti. La legge sull'autonomia differenziata, le nuove normative europee per la rendicontazione di sostenibilità delle imprese, la nuova legge europea sul ripristino della natura e la modifica della Costituzione. 3 di questi sono game changer positivi, 1 negativo. La legge sull'autonomia differenziata è quello che ci preoccupa molto. Non solo per i problemi che sono stati evidenziati in tante analisi, ma perché distribuendo 23 potenzialmente materie che hanno molto a che fare con lo sviluppo sostenibile, non è dato sapere come si farà a coordinare le decisioni delle singole regioni. Pensiamo alle reti infrastrutturali, pensiamo all'ambiente, pensiamo a tanti altri aspetti. Quindi nel momento in cui l'Italia chiede all'Unione Europea correttamente più coerenza delle politiche europee, a livello nazionale facciamo il contrario. E quindi vediamo molti rischi da questo game changer. Vediamo invece molte opportunità per l'attuazione delle direttive europee sulla rendicontazione sociale di sostenibilità delle imprese di media dimensione, il loro dovere di diligenza, due diligence sui temi sociali e ambientali, il divieto di greenwashing. Certo, è uno tsunami per il nostro sistema produttivo, che non tanto ha a che fare con i costi della compliance, della rendicontazione, ma nel cambiamento potenziale dei modelli di business. Grande opportunità, straordinaria opportunità già colta da tutte quelle imprese che magari anche autonomamente, non perché obbligate, hanno fatto insieme transizione digitale e transizione ecologica, come i dati Istat, Unioncamere dimostrano,
che migliorano produttività, competitività, profitti e anche occupazione. Va accompagnato tutto questo processo. Le imprese non possono essere lasciate semplicemente da sole o aiutate soltanto dalle imprese che si occupano di assistenza su queste tematiche. La politica deve prendere in carico tutto questo. Speriamo che il ministro Urso, quando viene, ci racconterà questo libro verde che è stato presentato ieri sulla politica industriale, che chiaramente non abbiamo ancora avuto modo di studiare, ma queste sono tematiche di politiche industriali, profondi cambiamenti. Il regolamento sul ripristino della natura è una grande opportunità, anche in questo caso non solo per le aree extraurbane, ma anche per quelle urbane. Il nostro Paese deve, entro il 2026, preparare un piano di ripristino. Il nostro suggerimento è quello di anticipare la preparazione di questo piano per mettere alla base anche delle politiche per il governo del territorio, che come sappiamo in Italia hanno enormi problemi. La riforma della Costituzione è un passo avanti straordinario, non solo perché ASVIS fin dall'inizio l'aveva proposta, ma perché la prima sentenza, anzi la seconda sentenza della Corte Costituzionale di giugno di quest'anno, che adotta in pieno i nuovi criteri, mostra la necessità di convertire molti dei nostri impianti che oggi non rispettano la tutela, per esempio, dell'ambiente e della salute, con investimenti per interiorizzare dei costi che storicamente sono stati esternalizzati a carico della collettività. Importante che il Governo abbia inserito nel proprio disegno di legge sulla semplificazione legislativa la valutazione di impatto intergenerazionale delle leggi, come proposto all'ASVIS. Speriamo che questa legge venga rapidamente approvata. Abbiamo poi tutta una serie di proposte su cui vado molto rapidamente perché sono state in parte già accennate, che sono contenute negli impegni già assunti. Definire il piano di accelerazione per il conseguimento degli SDGs, rafforzare la comunicazione, la cultura con una serie di interventi a costo zero, la strategia nazionale di sviluppo sostenibile dell'anno scorso va attuata, così come tutta la definizione della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. È assolutamente indispensabile varare una legge nazionale sul clima, bipartisan, in modo tale da guidare i comportamenti futuri. Infine, la dimensione territoriale, di cui ho già parlato, ma prevenire il rischio idrogeologico, orientare la politica di coesione, dove ci sono fondi molto consistenti al raggiungimento degli SDGs, il rilancio della strategia per le aree interne, il PNAC, il Piano Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato a dicembre dell'anno scorso e restato lettera morta, e potrei continuare. La dichiarazione sulle future generazioni, che il Governo ha sottoscritto il 22 settembre, spinge ogni Paese a fare una serie di cose per le generazioni giovani attuali e per le future generazioni. In molti casi sono proposte che noi abbiamo già fatto e che purtroppo non vengono utilizzate dal Governo. Importante, e con questo concludo, il fatto che il Governo, l'Italia, si è impegnata, queste sono le parole del patto sul futuro, e questo va nella direzione, nell'istituzione di un istituto di studi sul futuro, come abbiamo proposto da anni, e in mancanza di tutto questo, ancora per supplenza, l'ASVIS sta dando origine a un nuovo progetto che si chiama Ecosistema Futuro, per mettere in rete tutti coloro che in Italia si occupano di queste tematiche. Trovate nella sintesi le proposte settoriali, su cui non entro, che riguardano gli aspetti sociali, ambientali e così via. Vi ho già fatto vedere questa slide. Queste sono le frasi dal patto sul futuro, ma ce ne sono altre.
Eppure questo è anche un momento di speranza e di opportunità. La trasformazione globale è un'opportunità di rinnovamento e progresso fondato sulla nostra comune umanità. Gli sviluppi della conoscenza, nella scienza, la tecnologia, l'innovazione possono consentirci di arrivare a un futuro più sostenibile e migliore. Insomma, dice il rapporto, il patto, che esiste un percorso. Noi crediamo che esista un percorso, si chiama Agenda 2030 e basta leggere quello che sottoscriviamo per sapere quello che dovremmo fare. Però dobbiamo coltivare il futuro, qui e ora. Grazie. Grazie. Grazie a Enrico Giovannini anche per la chiarezza, grazie per un'analisi in chiaro oscuro dove i toni scuri sono decisamente molto di più di quelli chiari, ma quelli chiari ci servono non solo ad avere speranza ma a capire che si può fare, si può fare. Saluto Pina Picerno, buongiorno, vicepresidente del Parlamento Europeo, collegata con noi da Bruxelles. Buongiorno Presidente. Ovviamente nella relazione di Enrico Giovannini, spero che lei abbia potuto ascoltare, si parla molto di Europa perché la nuova commissione che lavorerà per i prossimi 5 anni ha preso un impegno importantissimo, diceva Giovannini che nelle lettere di incarico ai nuovi commissari la von der Leyen ha specificato che il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di propria competenza di ogni singolo commissario sono una priorità e restano una priorità dell'Unione e che il collegio dei commissari nel suo insieme sarà responsabile dell'attuazione globale di questi obiettivi. Sì. Presidente, eppure i toni scuri sono sempre più dei chiari e sinteticamente Giovannini ha detto l'Europa ha fatto passi avanti ma sono ancora insufficienti. Perché non riusciamo ad accelerare? Allora, intanto grazie, io ringrazio molto l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, naturalmente ringrazio per tutti Enrico, Giovannini, ovviamente per l'invito, ma anche e soprattutto, fatemelo dire, per il lavoro di studio che svolgete, che svolge da tempo e che trova ovviamente la sua manifestazione poi concreta nel rapporto che oggi si presenta, nei rapporti che si presentano ogni anno e che si offrono alle istituzioni e al dibattito pubblico. È vero, buona parte di quello che è contenuto nel rapporto oggi presentato, ma anche nelle analisi, no, che vengono spesso offerte, sono materia discussa, approfondita, decisa, vorrei dire, come lei ricordava, nelle istituzioni europee. Quindi è importante rivolgere lo sguardo, no, alla legislatura appena iniziata, anche con lo scopo di incoraggiare in maniera decisa le scelte verso una accelerazione dei programmi, cioè fare in modo per capirci che i chiari siano più dei grigi, che la speranza, che come dire, il movimento che ci porterà insomma ad essere propositivi sia maggiore rispetto appunto ad un atteggiamento, perché insomma il processo di integrazione europea, lei lo sa, è un processo e come tutti i processi tanto si può andare avanti quanto inesorabilmente purtroppo, ahimè, si può tornare indietro e non ci dobbiamo nascondere, come lei diceva, che ci sono anche delle forze al lavoro concretamente perché si torni indietro e quindi è giusto, noi non dobbiamo nasconderci i limiti, non dobbiamo nasconderci nemmeno i ritardi che abbiamo accumulato. Perché gli obiettivi che Giovannini ricordava nella sua bella relazione, ambiziosi, quelli di sostenibilità ambientale e sociali, quelli che pure ci siamo già prefissati nella scorsa legislatura, cominciano anche, me lo faccia dire così, ad essere in contraddizione con le ridotte ambizioni industriali, finanziarie, istituzionali che fino ad oggi l'Europa è stata in grado di realizzare. Con le ridotte ambizioni anche del pilastro sociale europeo, la sostenibilità, il contrasto ai cambiamenti climatici, la riduzione delle disuguaglianze,
non sono una trovata comunicativa, non sono il capriccio, no, di qualche funzionario. È in realtà tutto questo il cuore di una transizione produttiva che sta già avvenendo sotto i nostri occhi e che ogni giorno che passa vede ridursi la capacità competitiva della nostra Europa, del nostro continente sullo scenario globale. E quindi c'è la necessità di arrestare il declino dei servizi sociali essenziali per affermare, per esempio, la piena e completa cittadinanza. E senza un mercato comune più efficiente, senza una competitività industriale e tecnologica, senza istituzioni all'altezza delle sfide politiche globali, la sostenibilità di cui discutiamo oggi resta un, me la faccio dire così, un meraviglioso desiderio. E però noi abbiamo tutto perché questo svantaggio possa essere recuperato. Abbiamo centri di ricerca e centri universitari all'altezza, abbiamo imprese capaci di reggere e di rilanciare lo sviluppo, abbiamo un mondo del lavoro che è preparato, che partecipe, manca però un pezzo di coraggio. E i lavori di questa legislatura, a cui lei giustamente faceva riferimento, qui giustamente faceva riferimento Giovannini, sono iniziati con il contributo fondamentale di due rapporti, di due grandi italiani di cui noi siamo orgogliosi, che sono Enrico Letta, che so essere tra i vostri relatori, e Mario Draghi. Ora, che cosa ci serve? Ci serve che le tracce che sono contenute in quei rapporti diventino sostanza industriale, agire quotidiano delle nostre istituzioni. E noi dobbiamo essere dunque il continente che nel mondo fa dell'equilibrio tra crescita, benessere, equità la propria cifra, così come è stato già per lunga parte della storia che abbiamo alle spalle. Ora è chiaro che a partire dal prossimo quadro finanziario pluriennale bisogna razionalizzare la quantità dei fondi che sono per esempio destinati alla produzione di tecnologie pulite, bisogna concentrarsi sulle tecnologie in cui la nostra Unione Europea ha un vantaggio ed ha un forte potenziale di crescita, perché quei settori ben inteso esistono. Bisogna sviluppare tutta quella governance necessaria per un'unione autentica con soggetti del mercato comune che abbiano le spalle più larghe, in modo che le decisioni e le funzioni di mercato, anche di rilevanza transfrontaliera, siano prese a livello centrale. Per far questo serve una grande iniezione di risorse pubbliche e private per investimenti. Lo ha detto a chiare lettere Mario Draghi, io utilizzo qui le sue parole. Mario Draghi parla di 800 miliardi di euro all'anno ed è una stima corretta. Se guardiamo alle risorse che le altre potenze al di là dell'oceano stanno dedicando allo sviluppo, serve evidentemente una nuova politica di coesione, lo penso e lo dico da tempo, che tenga conto dei divari di sviluppo territoriali e anche dei divari che esistono nei servizi pubblici, a cominciare, guardate, bisogna che noi mettiamo la testa su questo, sull'istruzione, sulla sanità, perché fanno anche istruzione e sanità a pieno titolo parte della ricchezza delle nostre nazioni e anche della nostra Europa. E faccio riferimento ovviamente soltanto per ragioni di tempo alla sanità, perché la crisi pandemica evidentemente, insomma, la lezione che noi abbiamo drammaticamente imparato, non ci è bastata, però diciamoci la verità, perché dovremmo aver imparato qualcosa, una specie di drammatico gioco dell'oca. E allora quanto tempo, io mi chiedo, vi chiedo, ci servirà ancora per costruire un'Europa, come dire, per esempio un'istituzione comune per la ricerca? Qual è il livello attuale di collaborazione, per esempio, tra i sistemi sanitari? Con quali strumenti noi garantiremo servizi essenziali per tutti i cittadini europei? Insomma, non c'è soltanto bisogno, io la dico così per ragioni di tempo, di monitoraggio e anche di
indicazioni politiche che noi ovviamente produciamo per i governi, ma c'è bisogno di un ruolo diretto, creativo, finanziario rispetto a queste politiche. Questo fa parte delle decisioni, delle discussioni che noi dovremo fare concretamente. Naturalmente io non nascondo le difficoltà che sono state ben evidenziate anche da Giovannini, e al momento le forze che abbiamo sono insufficienti, e lo scarto che esiste tra le ambizioni europeiste di cui io mi nutro, di cui tanta parte dell'opinione pubblica si nutre, e la realtà è ancora oggettivamente troppo largo. E il recente, insomma, mi faccio qui citare il fatto che noi abbiamo bisogno di stare, insomma, l'Europa ha bisogno di stare nelle cose con più determinazione, con più coraggio, e per esempio le cose recentemente dette e il recente riconoscimento anche del Nobel per l'economia a studiosi come Acemoglu pongono l'attenzione sugli studi relativi al legame che esiste tra il progresso istituzionale e democratico, la forza delle società civili e i diritti sociali e lo sviluppo economico. Cito un suo libro, I paesi del mondo, e cito le sue parole, ci dice: hanno una diversa capacità di sviluppo economico per via delle loro differenti istituzioni e persino delle regole che influenzano il funzionamento delle economie e degli incentivi che motivano poi i singoli individui. Allora, se questo è vero, e io penso sia molto vero, altre potenze economiche globali non hanno la nostra stessa forza nel tempo, e su questo noi abbiamo bisogno di riflettere, e bisogna capire che quelle istituzioni, quelle regole, quegli incentivi individuali e sociali devono essere oggi, da oggi, oggetto appunto di progresso, e oggi, come lei diceva, è soltanto parzialmente così. E allora bisognerà fare delle cose. Io provo ad andare veloce perché, insomma, so che i vostri lavori sono lunghi e, come dire, pieni di interventi, ma insomma mi lasci citare che c'è bisogno di affidare al Parlamento europeo iniziativa legislativa, c'è bisogno di riformare i trattati, di abolire il diritto di veto, di dotare il continente di una vera politica fiscale, di una politica di difesa, di una vera politica estera. E guardate che tutto questo ha davvero molto a che fare con la discussione che voi oggi, che noi oggi svolgiamo. E perché è vero che lasciando così le cose noi non avremo più quegli strumenti sufficienti per cambiare lo stato delle cose. Allora il mio punto di vista non può non essere quello delle istituzioni. Sono qua come vicepresidente del Parlamento europeo e vi assicuro che sento nettamente l'insufficienza di quello che, per tornare alla sua domanda, di quello che finora è stato fatto rispetto ad un mondo che si è fatto più grande, rispetto ai problemi che noi stiamo attraversando, che si sono fatti enormemente più grandi. E allora l'agenda 2030 non è una scadenza burocratica, ma è l'ambizione di un mondo e di un continente che deve essere più giusto e competitivo, anche in un contesto difficilissimo, fatto di conflitti, di tensioni, come quello che stiamo attraversando oggi, in questo tempo. E abbiamo bisogno del contributo, della partecipazione di tutti, a partire da chi, come la vostra alleanza, indica i passi giusti che noi insieme dovremmo compiere. Allora io, soprattutto per questo, voglio ringraziare ancora una volta Giovannini, tutti coloro i quali hanno lavorato a questo bellissimo rapporto, e spero ci siano occasioni, dottoressa, di un incontro in presenza, perché ragionare da remoto è sempre una cosa un po' problematica. È vero, però la sua passione ci dice non solo che l'Europa c'è sempre, questo ci conforta, ma anche che la nuova composizione del Parlamento europeo, nei suoi nuovi e in parte anche vecchi equilibri, non lascerà da parte gli obiettivi dell'Agenda 2030, ma continuerà a seguirli. Questo ci conforta. Su questo può contare lei e tutti coloro i quali sono lì in presenza e che hanno lavorato e che stanno lavorando. È come dire, non solo un impegno concreto, ma ormai una necessità che l'Europa nel mondo e per il mondo. Quindi potete assolutamente contarci, ci siamo e ci saremo. Grazie davvero. Grazie Presidente. Grazie. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. E per par condicio, ma non solo per quello, voglio farvi ascoltare un intervento che ci ha mandato Antonella Sberna
altra vicepresidente del Parlamento europeo. Tra l'altro, nel nuovo Parlamento europeo, Antonella Sberna, tra le sue deleghe, ha anche quella dell'eguaglianza di genere, che è proprio uno degli obiettivi giovanili, quello sull'eguaglianza di genere, sui quali mi pare che l'Europa stia andando bene, uno dei pochi, forse anche l'Italia, stia andando benino. Ascoltiamola, ci ha mandato un video, non ha potuto essere qui. Buongiorno a tutti, mi spiace non poter essere con voi, ma vista l'importanza dell'evento e del ruolo che svolge l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ci tenevo molto a lasciarvi questo breve video messaggio. Ringrazio per l'invito Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASVIS, e il suo presidente Pierluigi Stefanini, e saluto tutti gli ospiti presenti. Lo sappiamo tutti, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite contiene obiettivi guida per costruire un futuro più equo e sostenibile. Sappiamo anche però che gli stessi obiettivi devono fare i conti con una realtà che è in una fase di transizione lunga, per di più esacerbata da conflitti sempre più allarmanti, incertezze economiche e sociali e preoccupazioni concrete del comparto industriale. Il motore del nostro benessere risiede nelle nostre imprese e nella nostra industria. Il tema della competitività, che si sta ponendo in maniera sempre più pressante, impatta non soltanto il sistema produttivo, ma gli stessi lavoratori e a cascata le famiglie e la società nel suo insieme. L'Unione Europea si è finora dotata di politiche molto ambiziose, che sono da un lato doverose, perché è indubbio il bisogno di maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale, ma dall'altro sono estremamente difficili da implementare in poco tempo. Il problema di fondo della loro realizzazione sono gli investimenti, e da qui la necessità di provvedimenti di stimolo che offrano i mezzi necessari agli attori del mercato per sostenere questa transizione energetica e digitale. Il rapporto che presentate oggi sottolinea sicuramente il ritardo che l'Italia sta avendo nel raggiungimento di tali obiettivi, ma il problema non riguarda solo il nostro paese. Quando le difficoltà sono avvertite da un così ampio spettro di paesi e di attori sulla scena europea e globale, dobbiamo avere tutti il coraggio di rivedere il modo con cui stiamo affrontando i problemi di oggi. Il governo italiano ha sicuramente fatto dei passi avanti, decisi per il rafforzamento degli impegni pregressi di uno sviluppo più sostenibile, e ha lanciato una serie di iniziative importanti, anche molto concrete, nel campo della sicurezza alimentare, nel campo dell'energia, nel campo delle tecnologie digitali, delle infrastrutture. Queste misure però si devono inserire in una logica più vasta, perlomeno europea, ed è su questo che dobbiamo lavorare nei prossimi anni. Dobbiamo saper coniugare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità con il recupero e il potenziamento della competitività delle nostre imprese. Pragmatismo e determinazione non sono concetti antitetici, a mio avviso, rispetto alla ricerca della sostenibilità. Come giustamente ci fa notare il rapporto Draghi, questo sottolinea con forza la transizione deve essere un processo inclusivo che tenga conto del nostro comparto industriale, rinforzi la produttività e completi il mercato interno, e venga attuata però coinvolgendo l'industria, mettendo al centro l'innovazione e la convergenza economica. Le grandi sfide che descrive e che conta distinguono il mondo di oggi sono estremamente interconnesse. Quindi abbiamo bisogno di una visione comune, una visione che rimetta al centro la competitività, il mercato interno e l'innovazione, che sono molto collegate. Il nostro tessuto imprenditoriale e sociale deve poter accompagnare la transizione e sentirsene parte, permettendo loro di programmare gli investimenti e riducendo il più possibile la burocrazia e le linguaggini normative che ancora affliggono fortemente le nostre imprese. Gli obiettivi ambiziosi rimangono la nostra guida, ma dobbiamo fare in modo che essi siano attuabili, siano raggiungibili, e questa credo sia la sfida principale che dobbiamo riuscire a vincere con la nuova Commissione, insieme ai nostri partner internazionali. Quindi io vi ringrazio ancora per l'invito, auguro a tutti buon lavoro, e credo che in un sistema di collaborazione e di confronto come quello che voi ci offrite oggi, sicuramente nella nuova programmazione europea, nei 5 anni che abbiamo davanti, potremo sicuramente cogliere delle sfide importanti al fine di arrivare alla sostenibilità ambientale, ma anche di mantenere in piedi e forti i nostri sistemi economici. Grazie. Grazie, così la vicepresidente Antonella Sberna. Restiamo in Europa, perché i due rapporti sono stati citati dalla vicepresidente Picerno, dalla vicepresidente Sberna, ma anche da Giovannini, il rapporto Draghi sul futuro della competitività europea. Draghi fa una diagnosi dell'economia e delle prospettive di crescita, soprattutto nel confronto dell'Europa con gli Stati Uniti, e poi il rapporto Letta sulla necessità di un mercato unico europeo. E su questo vediamo l'incontro di Enrico Letta con Enrico Giovannini. Ascoltiamo.
Enrico Letta, grazie di questa disponibilità, visti tanti impegni, anche gli impegni per presentare questo libro Molto più di un mercato, uno dei rapporti di cui più si discute in Europa, uno dei rapporti a cui tutti guardano. E quindi la prima domanda è: perché è così importante avere un mercato unico e per chi è importante? Solo per l'economia, anche per le persone? Beh, in verità molto più di un mercato, proprio perché va molto oltre l'economia, i numeri, riguarda le persone, perché il mercato unico riguarda innanzitutto la cittadinanza, dà cittadinanza in Europa a tutti le persone che vivono in Europa, e questo è un fatto enorme. E poi molto più di un mercato, perché è il tentativo di dare un messaggio molto forte, e cioè attenzione, perché quando noi mettiamo a paragone Cina, Europa, Stati Uniti, ormai in tutta la pubblicistica, in tutti gli studi, questo è il meccanismo, è in verità su molti temi Europa è soltanto un'espressione geografica. E si fa invece un passo avanti che non esiste, perché quando è nato il mercato unico europeo, in verità su tre grandi settori, telecomunicazioni, energia e soprattutto mercati finanziari, si è deciso a quel tempo di mantenere la dimensione nazionale. La sostanza quindi è che il mercato unico europeo esiste a metà, addirittura si è fatto più facilmente la moneta. Se mi avessero chiesto da studente che ero negli anni Ottanta qual è la cosa più difficile da integrare, non avrei avuto dubbi a dire la moneta. Invece la moneta è integrata, e invece non è integrato il mercato finanziario, non sono integrate le telecomunicazioni, abbiamo 27 mercati di telecomunicazioni, 27 mercati finanziari europei. Tutto questo è un danno tremendo all'Europa nella sua competitività col resto del mondo, e tutto questo ha un impatto anche e soprattutto sull'economia reale e sul grande tema del Green Deal e della sostenibilità, perché o c'è il mercato unico anche degli investimenti finanziari privati da finalizzare a finanziare la transizione, oppure il percorso della transizione sarà molto complicato. Il nuovo portafoglio affidato alla vicepresidente esecutiva Teresa Ribera unisce il Green Deal proprio con le politiche di competitività. Questo è un passo avanti importante, prima le competenze erano divise. È una buona scelta per andare nella direzione auspicata da te nel tuo rapporto, oppure comunque un approccio parziale? No, è sicuramente un buon passo avanti, che io unirei all'altro passo avanti, quello delle competenze assegnate al vicepresidente, all'altro vicepresidente esecutivo che si occuperà di temi paralleli rispetto a questi, che è il vicepresidente francese, perché a lui ha dato come deleghe e competenze, e poi di conseguenza alla commissaria portoghese, che ha la competenza sull'unione dei mercati finanziari, legate proprio al lancio di questo nuovo progetto, la Savings and Investments Union, cioè l'unione dei risparmi e degli investimenti, che dovrebbe essere il volano dei prossimi 5 anni, con i quali catalizzare capitali privati europei, evitare che i risparmi europei se ne vadano via dall'Europa, e catalizzare questi capitali per renderli investimento privato da aggiungere agli investimenti pubblici necessari, e fare da volano per quello che a mio avviso sembra la questione principale dei prossimi 5 anni, cioè il Green Deal, come lo si finanzia, perché tutto il dibattito, secondo me, sbagliando, si sta concentrando su spostare date di 2 anni avanti, indietro, eccetera. È ovvio che alcune cose andranno aggiustate, ma qui il problema è il bersaglio grosso. Il bersaglio grosso è come lo si finanzia il Green Deal. Sono tantissimi soldi, e se non c'è un piano chiaro finanziario da parte dell'Unione Europea, tutte le categorie che saranno socialmente ed economicamente toccate dai cambiamenti portati dal Green Deal si metteranno di traverso. Abbiamo già visto cosa è successo con gli agricoltori, sarà soltanto la prima di una lunga sequenza. Questo è il punto chiave, quindi secondo me nel triangolo tra appunto quei commissari lì che si giocherà molta di questa partita.
Per preparare questo rapporto hai viaggiato tantissimo, dici, ho viaggiato più di quasi il resto della mia vita ed è stata una bellissima esperienza, dicevi, perché sei entrato anche in contatto con le persone. E ti è venuta in mente questa idea che oltre ai diritti previsti dall'approccio europeo del mercato unico precedente, c'è anche il diritto a restare dove si è. Ci aiuti a capire come ti è venuta questa intuizione e a quali bisogni cerca di rispondere questa idea di un nuovo diritto? Guarda, la cosa è nata in modo molto molto empirico, dando un volantino a una persona anziana, un volantino pro Europa, che me lo ritorna indietro dicendo ma non mi interessa, e chiedo ma l'Europa interessa tutti, che sia a favore, contro, ma l'Europa interessa tutti, e la risposta mi ha lasciato molto colpito, ma io non prendo aerei. A cercare di capire cosa volesse dire, e in verità la reazione era molto, per me era molto interessante, perché mi dice l'Europa è per voi che prendete gli aerei, che parlate le lingue, che siete cosmopoliti, che potete andare a lavorare in un altro paese senza problemi, ma io sono nato qui, cresciuto qui, ho lavorato qui, sono andato in pensione qui, i miei figli sono cresciuti qui e continueranno a vivere qui, io non prendo aerei. L'Europa è per quelli che prendono aerei. Allora per me smontare questo messaggio e cercare di recuperare un messaggio complessivo. L'Europa è sia per quelli che vogliono il freedom to move, la libertà di muoversi, ma l'Europa è anche freedom to stay. E se manca questa dimensione di freedom to stay, secondo me manca moltissimo e soprattutto si mette la base per la reazione anti-europea, che è quella che rischia di minare, come è accaduto per la Brexit, perché la Brexit è nata su queste dinamiche e alla fine hanno fatto un disastro loro stessi, per loro stessi, hanno fatto un danno a tutta l'Europa. Quindi bisogna stare attentissimi su questi fenomeni e da questo uno dei capitoli del rapporto, questo tema del freedom to stay, con molte questioni che la von der Leyen ha assegnato al vicepresidente italiano Fitto, con la necessità di lavorare su come i servizi di interesse generale, per esempio, devono essere in grado di coprire tutto il territorio europeo, non soltanto i centri dove si concentrano le opportunità, perché tutti i fenomeni che oggi stiamo vivendo di depauperamento sono figli anche e soprattutto di queste dinamiche. In qualche modo abbiamo visto le deleghe dei vari vicepresidenti esecutivi, ne manca uno al di là di quello dei rapporti con il resto del mondo, e cioè la novità di una vicepresidente esecutiva rumena per le persone, per il sociale, mentre invece questa era una delega tipicamente data ai commissari. Perché è così importante considerare questo elemento sociale? Perché un mercato unico può far rinnamorare l'Europa, i cittadini, di una visione anche di giustizia e non solo economicistica, non solo di competitività, anche se Mario Draghi nel suo di rapporto dice la competitività noi la vogliamo usare come strumento per assicurare un welfare di stile europeo e la transizione ecologica. Ma sai, in questo c'è da una parte la famosa provocazione di Jacques Delors, non ci si può innamorare di un mercato unico, che è una provocazione che fa riflettere, perché in verità o c'è passione oppure tutto questo finisce per essere molto burocratico. Dall'altra parte c'è il lavoro che la presidenza belga dell'Unione Europea chiese a te il semestre scorso di fare, di svolgere, su come la cifra sociale diventa una cifra fortemente legata allo sviluppo di un territorio. E credo che tra l'eredità della legislatura che è finita, secondo me dobbiamo anche considerare che l'agenda di Porto è un'eredità importante, che non può rimanere un'agenda appesa per aria, va assolutamente messa a terra, e tutto questo deve diventare politiche concrete che si legano al resto. Non è semplice, perché l'Europa è molto molto diversa, la differenza che passa tra nord e sud, est e ovest su questi temi è importante,
però ci sono tanti temi sui quali si possono aggiustare le cose e trovare dei punti di intesa. Insomma, la cosa importante è considerare che questo tema è centrale, non solo nel mercato unico europeo, ma è centrale in generale per i prossimi 5 anni della vita europea, anche perché è fortemente connesso con l'accettazione del Green Deal. La cosa peggiore che può capitare è che il Green Deal venga visto come un lusso per chi se lo può permettere, è finita. Cioè, se è così, stiamo facendo il peggior disastro per le future generazioni. Il Green Deal deve essere trasversale per tutti, deve avere questa dimensione sociale molto forte. La tua impostazione europeista non nasce ora, ovviamente, né la mia né quella di tanti altri. Però qualcuno dice, ma avete capito o no il messaggio che è arrivato dalle elezioni europee? Avete capito o no che anche nel programma di Ursula von der Leyen ci sono già tutta una serie di semi per una sterzata, non necessariamente a destra, perché poi il populismo lo vediamo sia a destra che a sinistra, ma fondamentalmente la non volontà di una maggiore integrazione europea. E allora rischiamo di essere considerati veramente dei sognatori o, e sappiamo che l'Europa fa i salti in avanti in occasione di crisi, dobbiamo aspettare la prossima crisi per riuscire a fare il salto in avanti che desideriamo? Mi piace questa tua provocazione perché mi consente di reagire a questa provocazione dicendo chiaramente che è totalmente sbagliata la lettura di questo risultato elettorale dicendo la gente ha chiesto meno Europa e si è spostata a destra. Attenzione! Le forze politiche che hanno ottenuto dei risultati importanti in alcuni paesi hanno presentato in queste elezioni europee dei programmi diversissimi rispetto a quelli che hanno presentato nel 19. Il 19 era un florilegio di Brexit, Frexit, Italexit, Dexit, tutti temi totalmente scomparsi, quindi anche il voto a quelle forze politiche non è stato un voto per l'uscita dall'Unione Europea o per la disintegrazione dell'Unione Europea, perché nessuno ha più presentato programmi di quel tipo dopo il fallimento totale della Brexit. Secondo elemento, andiamo a vedere cosa dice l'Eurobarometro, per esempio su alcune cose che vengono passate sotto silenzio. L'euro non è mai stato così popolare come oggi. 75%, se non mi sbaglio, di accettazione popolare in giro per l'Europa. Nel giro che ho fatto tra i 27 Paesi membri sono stato in Svezia varie volte e ti assicuro sono rimasto sorpreso io stesso perché non avevo mai toccato l'argomento stando lì, perché so che l'argomento della Svezia che entra nell'euro è sempre stato un argomento tabù. La Svezia è il paese, diciamo, più vicino alla Gran Bretagna da tanti punti di vista. E ho capito invece che in Svezia stanno seriamente riflettendo su far entrare la loro moneta nell'euro. Quindi il tema secondo me va visto con equilibrio rispetto a queste cose e nel rapporto io cerco di fare non un ragionamento ideologico, la bandiera europea che affossa le bandiere nazionali. Le due bandiere devono coesistere. Il punto qual è? È che su alcuni temi c'è solo la bandiera nazionale. Come possiamo pensare che facciamo 27 mercati finanziari europei? Qual è la conseguenza? Allora vediamo in questi giorni anche la discussione sull'acquisizione di una banca tedesca. Con questa trovo veramente incongrua posizione di alzare palizzate contro la logica del mercato unico da parte della Germania. Ma 27 mercati finanziari vuol dire semplicemente che tutto avviene negli Stati Uniti. Abbiamo mai riflettuto al fatto che a causa dell'assenza di un mercato finanziario unico e dell'esistenza di 27 mercati finanziari europei, non soltanto i nostri risparmi se ne vanno negli Stati Uniti, ma non abbiamo una dimensione sufficiente di soggetti finanziari europei a tal punto che tutte le transazioni digitali tra consumatori europei avvengono su piattaforme digitali e carte di credito americane. In Europa, sul territorio europeo, tra cittadini europei. Io credo che più di così cos'altro deve capitare per capire che l'integrazione è l'unico modo col quale possiamo, diciamo, fare quello che è necessario, cioè essere europei e giocarci la nostra partita fino in fondo. Per concludere, il futuro presidente della Commissione europea tra 5 anni ti chiede di fare un nuovo rapporto.
su che cosa ti piacerebbe cimentarti tra 5 anni? No, credo che sia molto importante, secondo me, che si faccia in modo che nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, vengano fatti i passi avanti necessari per avere il completamento vero del mercato unico. Quindi io in questo senso non guardo molto al breve, bisogna che sul breve i risultati ci siano. Sono molto contento perché von der Leyen ha preso sul serio questo obiettivo, l'ha messo nelle fogli di missione che ha dato ai commissari europei, l'ha messo nel suo discorso col quale ha avuto il voto del Parlamento europeo. Adesso bisogna che veramente tutti facciano la loro parte, che l'Italia spinga, e l'Italia ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Nei giri che ho fatto sono andato a Stoccarda, al palazzo del Land Baden-Württemberg, dove fu firmata la dichiarazione Genscher Colombo, anno 1983, da cui è nato l'atto unico europeo. Fu un'iniziativa italo-tedesca, l'Italia giocò un ruolo fondamentale a quel tempo, poi dopo arrivò Delors che lo fece andare avanti, e poi fu il Consiglio europeo del giugno dell'85 a guida italiana, Craxi, Andreotti, che fece andare avanti il sogno del mercato unico europeo. L'Italia ha giocato un ruolo fondamentale in quella partita ed è bene ricordarcelo, ed è bene che continuiamo a giocare quel ruolo. Grazie mille. Grazie. Bene, molto interessante questa analisi politica della nuova Europa che fa Enrico Letta, del nuovo Parlamento europeo. A me ha colpito molto il freedom to stay, il diritto a rimanere, che sicuramente possiamo leggere a specchio con i dati che ci dava Giovannini: 120 milioni gli sfollati nel mondo, 37 milioni i rifugiati. Quante di queste persone invece avrebbero voluto rimanere dove sono nate, ma non ne hanno avuto l'occasione né la possibilità. Allora, parliamo ancora di mercato unico, parliamo di economia, parliamo di istruzione, di lavoro e di imprese con Massimiliano Monnanni, segretario generale del CNEL. Di persona, grazie. Si sieda pure lì, grazie Monnanni. Aspettiamo Giovanna Iannantuoni, che è presidente della CRUI, cioè della Conferenza dei Rettori delle Università. Cristian Ferrari, segretario confederale della CGIL. Grazie. Grazie. Buongiorno. E Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria. E venga, venga. O qui o lì, dove vuole, piacere. Grazie, grazie. E dal cognome sicuramente vi dice qualcosa Lara Ponti, perché è un'imprenditrice di una delle eccellenze italiane. E quindi ci parlerà anche della sua esperienza personale di modello di business, perché contano molto anche le esperienze familiari e personali nei modelli di business e di economia che si portano avanti nelle imprese. Io comincio da Massimiliano Monnanni, segretario generale del CNEL, perché quando ragioniamo i dati sono sempre importanti per rimanere legati alla realtà. C'è un'altra relazione, una relazione che voi avete fatto sulla qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, l'avete proprio presentata pochi giorni fa, nella quale si dice che in Italia migliora l'istruzione, crescono emancipazione femminile e sostenibilità ambientale, soffre la sanità, si rafforzano gli uffici pubblici. Questa è proprio una sintesi estrema. Tra l'altro, quest'anno la vostra relazione ha valutato anche l'impatto sugli utenti proprio nel quadro dell'Agenda 2030. Come si mettono in relazione queste cose? Intanto questa è la conferma della relazione per i servizi che annualmente il CNEL deve presentare in attuazione di un compito che gli è conferito in forza di una legge dello Stato. Dimostra che il CNEL, nella sua 11ª consiliatura, che è iniziata a settembre dell'anno scorso, è nuovamente in ascolto e quindi è tornato ad esercitare tutte le proprie attribuzioni, compreso
l'esercizio dell'iniziativa legislativa che gli è attribuito in forza di una norma costituzionale. Quindi la costruzione della relazione sui servizi pubblici è il segno di un cambiamento che porta il CNEL a adottare un metodo che è in linea anche con quello che abbiamo sentito oggi e con i contenuti del rapporto ASVIS, tant'è vero che molti dei dati sono sostanzialmente coincidenti. Ricondurre la valutazione della qualità e dei livelli di erogazione di servizi pubblici nazionali e locali a un criterio oggettivo di aggancio agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ci consente di iniziare a misurare i progressi oppure anche purtroppo gli stati di ritardo, la situazione di ritardo rispetto agli obiettivi, ma soprattutto consente di fare un'azione di capacity building nei confronti di tutti gli operatori della pubblica amministrazione per costruire un processo culturale di cambiamento che abitui gli amministratori e chi rappresenta le amministrazioni pubbliche a perseguire l'obiettivo e quindi ad avere anche un'implementazione nei modelli di governance. Noi riteniamo, ho ascoltato prima con attenzione la relazione del professor Giovannini, che l'obiettivo sulla governance sia un obiettivo particolarmente rilevante e questo ovviamente per il CNEL, che è un organo di rilievo costituzionale, è un motivo in più per incitare il CNEL e tutto ciò che rappresenta il CNEL a svolgere una funzione di accompagnamento. Ci tengo a dire che il CNEL, il presidente, il professor Brunetta, che ne è presidente, lo ha voluto icasticamente riassumere la funzione del CNEL nella casa dei corpi intermedi, non ha la pretesa di poter sostituirsi al protagonismo, all'attivismo dei corpi intermedi, ma ne rappresenta un ulteriore luogo di sviluppo, di valorizzazione e anche di rappresentanza istituzionale rispetto a ruoli importanti, a funzioni importanti che il CNEL può esercitare. La relazione sui servizi, in un'ottica di aiuto, confronto rispetto ai temi che anche oggi sono stati sviluppati, è uno strumento dal quale si dipaneranno dei disegni di legge di iniziativa CNEL che verranno presentati alle Camere. E quindi questo è uno strumento non solo di rendicontazione al Parlamento, ma soprattutto è uno strumento che consente al CNEL, che poi è il luogo anche in cui si ritrovano le organizzazioni sindacali, le organizzazioni datoriali, il terzo settore, di dare ulteriore forza, ulteriore corpo a quelli che sono i propri intendimenti, le proprie volontà, quindi trasformando proposte anche in precisi disegni di legge. Faccio alcuni esempi rispetto a quello che è l'impegno che il CNEL in questo periodo sta sviluppando, temi in cui ritrovo tanti temi che ho letto anche nella sintesi del rapporto. Sono molto intrecciate le cose. Esempio, aree interne. Sulle aree interne, che tra l'altro sul quale dall'anno prossimo nella relazione dei servizi svilupperemo un focus specifico, perché la qualità, i livelli di erogazione, i livelli di distribuzione dei servizi fondamentali nelle aree interne sono l'essenza della strategia delle aree interne. Su quello il CNEL ha avviato un percorso di condivisione con il Ministero e con il Dipartimento e contribuirà, come ha già fatto con un'analisi delle politiche demografiche, ad accompagnare la strategia nazionale con proprie autonome osservazioni, perché ricordiamo che il ruolo del CNEL è quello di fungere da consulenza terza a Parlamento e Governo. Mi riferisco per esempio al tema della sicurezza sul lavoro, è un tema che il CNEL ha giustamente e doverosamente attenzionato grazie proprio al fattivo contributo delle organizzazioni delle parti sociali, che presto si tradurrà in un documento che darà anche corso a un intenso sviluppo, un'intensa analisi che il CNEL ha fatto su tutti i contratti che vengono appunto, costituiscono parte integrante dell'Archivio Nazionale dei Contratti, che come sapete è gestito dal CNEL. Questo perché noi crediamo che l'attività di prevenzione, anche con un osservatorio permanente sulle buone pratiche, sia uno strumento che va ad aggiungersi al protagonismo che le parti sociali devono recitare nei luoghi di lavoro in esecuzione di quelli che sono anche gli accordi sindacali. E ultimo aspetto su cui mi soffermo è la strategia giovani. Giustamente la valutazione di impatto generazionale, il tema del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali ha imposto anche al CNEL una riflessione. Il CNEL, sapete, ha una organizzazione della sua rappresentanza, stabilito una norma che è una legge
comunemente detta appunto legge Mattarella, perché all'epoca fu relatore l'attuale Presidente della Repubblica, che sicuramente ha bisogno di un'interpretazione più dinamica. Quindi quelle parti di corpi intermedi, di target che in qualche maniera non sono rappresentati istituzionalmente nel CNEL possono essere protagonisti della vita del CNEL attraverso un sistema di protocolli, di accordi, di programmi. Lo abbiamo fatto con le camere di commercio, abbiamo fatto con i consorsi di bonifica, con le casse, le Federcasse, e lo intendiamo fare anche con i luoghi di partecipazione dei giovani, a partire dal Consiglio Nazionale dei Giovani, ma soprattutto cercando di definire una strategia che promuova in maniera diffusa, quindi non solo a livello centrale ma soprattutto sui territori, la partecipazione dei giovani ai processi decisionali locali e nazionali. Andiamo a fare un secondo giro e vado da Cristian Ferrari, perché lei ha introdotto il tema della sicurezza sul lavoro, l'obiettivo 8, lavoro dignitoso, eppure la sicurezza sui luoghi di lavoro sembra in Italia essere davvero ancora troppo lontana. Intanto buongiorno a tutte e tutti e un ringraziamento non solo per l'invito ma per il lavoro come sempre preziosissimo che ASVIS con il suo rapporto ogni anno consegna. Noi ci sentiamo a casa perché fin dall'inizio insomma abbiamo partecipato e contribuito a questo percorso, a questa alleanza. Siamo profondamente sensibili rispetto ai temi della sostenibilità, anche perché come CGIL ci siamo dati un obiettivo di fondo, che è quello di cambiare radicalmente, di contribuire ad una battaglia che deve essere una battaglia politica, deve essere una battaglia sociale, deve essere una battaglia culturale, per cambiare in profondità un modello di sviluppo che è insostenibile da tutti i punti di vista. Non arriverà automaticamente, naturalmente, e non arriverà calato dall'alto, e penso che gli esiti di questo rapporto, che sono negativi, perché questo è il punto di fondo, rispetto al percorso di attuazione di quegli obiettivi siamo in grave ritardo, ma il punto non è solo temporale, il punto è che noi non cogliamo, non vediamo ancora oggi una volontà politica chiara e coerente nel portare avanti questo tipo di obiettivi. Non la vediamo a livello internazionale. Io mi permetto di condividere totalmente le considerazioni che la Presidente Mallen faceva nella sua introduzione sul tema della pace, che non è un tema retorico o fuori tema rispetto a quello che stiamo parlando. La questione della pace è centrale perché va al cuore di un modello di sviluppo diverso. E su questo punto non aggiungo altro. Siamo preoccupati a livello europeo. Sul Green Deal mi pare che le sensibilità stiano cambiando anche sul piano della composizione di questa Commissione europea. C'è il ritorno di una stagione di austerità che è oggettivamente in contraddizione, ad esempio, con gli investimenti che a livello nazionale europeo noi dovremmo fare per sostenere un percorso di transizione green, digitale e così via. Siamo preoccupati anche a livello nazionale per le scelte che in qualche modo si stanno portando avanti, dal PNIEC alle politiche di coesione, al PNRR e così via. Vediamo non solo il rischio, ma la realtà di un passo indietro rispetto alla direzione che dovremmo andare. In tutto questo, chiaramente, il lavoro per noi è un punto centrale. Lo portiamo avanti sul piano della contrattazione, non facciamo soltanto, evidentemente siamo un sindacato, quindi insomma i nostri strumenti sono su quel terreno lì. Il tema che lei citava prima è un tema fondamentale, la salute e sicurezza. Purtroppo la cronaca ci conferma ogni giorno che nel nostro paese quella scia, permettetemi l'espressione, quella strage che si continua a consumare nei luoghi di lavoro è un punto critico che ancora denuncia un aspetto che richiederebbe ben altri interventi. Noi su questo chiaramente siamo impegnati da tempo, i punti li conosciamo tutti, ma un primo elemento di sostenibilità è evidentemente un lavoro libero, di qualità, dignitoso e sicuro, e su questo piano qui la strada da fare è ancora molta. Partiamo dal tema di salute e sicurezza sino ad arrivare, sono un sindacalista per cui lo cito anche in questo contesto, anche perché la sostenibilità sul piano sociale è uno degli aspetti fondamentali del cambiamento del modello di sviluppo. Beh, insomma, abbiamo una questione salariale grande come una casa nel nostro paese, visto che questo rappresenta anche un nodo strutturale di fondo che zavorra sia l'economia sia il modello di sviluppo dell'Italia, e pensiamo che su questo ci stiamo concentrando. L'altro aspetto fondamentale, e mi chiudo per il secondo giro, la questione
della transizione green e delle politiche industriali. Noi domani saremo in piazza con uno sciopero che nazionale, unitario, delle categorie dei metalmeccanici, che mette al centro esattamente questo. La transizione green deve vedere al centro il lavoro con i suoi diritti, deve essere una giusta transizione, nel senso che deve tutelare e accompagnare l'occupazione che c'è e soprattutto dare una prospettiva di sviluppo e di creazione di nuovo lavoro di qualità. Noi siamo profondamente convinti che la transizione green e il Green Deal sia non un problema, ma una grandissima occasione con grandissime potenzialità per rilanciare un modello industriale italiano e europeo che oggi è in crisi esistenziale, come dice Draghi, e soprattutto per creare lavoro di qualità molto più di quanto questa transizione in qualche modo lascerà indietro rispetto ai settori legati ancora alle fonti fossili o a quello che sia. Questo è un punto, un impegno fondamentale del sindacato e della CGIL in particolare. È chiaro che su questo piano qui, sia rispetto alle nostre controparti, ci preoccupa un po' questo assalto italiano al Green Deal a partire dalla questione dell'endotermico, la vediamo una battaglia molto più miope e di retroguardia. Condivido quello che diceva e chiudo Enrico Letta prima: più che discutere sulla data, sul giorno in più o in meno, il problema vero è che non esiste a livello nazionale e soprattutto a livello europeo investimenti, risorse e una strategia di politiche industriali che è indispensabile. Qui non ce la fa da solo il mercato, altro che non disturbare chi vuole fare. Serve un forte intervento pubblico a livello nazionale e a livello europeo. Con l'austerità e con la rimessa in discussione degli obiettivi del Green Deal non si va da nessuna parte. Grazie Ferrari. Allora, Lara Ponti, quali modelli di business? Esiste un modello che rispetta gli obiettivi sostenibili? E quanto costa? Perché costa. E quanto però conviene anche all'impresa? Allora, esiste un modello? Sì, penso di sì, nel senso che appunto già oggi ci sono in Italia, io credo che la mia azienda sia una di queste, che utilizza un modello di impresa che ritiene che l'unico fine non sia portare valore agli azionisti, non sia fare profitto, diciamola semplice, ma sia fare profitto in un determinato modo. Poi che questo sia il modello prevalente, no. Io appunto ritengo che siamo in mezzo a una transizione molto, molto forte, perché per cambiare le cose vanno proprio cambiati i modelli anche cognitivi in cui siamo inseriti, nel senso che un modello di sviluppo sostenibile richiede di cambiare i modelli produttivi, ritiene di guardare i modelli di consumo, vuol dire cambiare anche le relazioni tra chi sta dentro e chi sta fuori, tra centro e periferia, vuol dire interrogarsi. Tutto questo deve essere fatto, non si può fare per legge, nel senso che bisogna accompagnare le persone e far comprendere alle persone cosa deve succedere, e richiede dei tempi, quindi appunto anche per tornare un po' a quanto suggerito in particolare da Christian Ferrari, condividiamo Confindustria, adesso, perché poi appunto ci sono livelli diversi, ho due cappelli diversi qua. Confindustria condivide gli obiettivi del Green Deal, riteniamo ci sia una richiesta di esecuzione che non è coerente. Per esempio, su questo siamo d'accordo, non si possono pensare è come se l'Europa avesse pensato a metà, cioè ha costruito degli obiettivi molto ambiziosi, assolutamente condivisibili, e poi però avesse detto arrangiatevi.
E questo però non è possibile per economie come la nostra, ma per tante economie, come ha detto, i paesi che vogliono entrare in Europa devono rispondere ad alcuni requisiti in termini di democrazia, eccetera, e ha messo tutta una serie di risorse su questi elementi, deve metterli anche sulla transizione, perché condivido tanto quello che diceva Enrico Letta prima. Se contrapponiamo la transizione, tra l'altro secondo me la scelta del nome non aiuta, nel senso che contrappone un tema di tutela ambientale, adesso scusate perché poi la vulgata è questa, il Green Deal è la protezione dell'ambiente, ha invece tutto un tema di sviluppo sociale, e invece le due cose non possono essere sconnesse perché sono strettamente connesse, il modello dell'Europa è un modello costruito sul lavoro, appunto sul valore della manifattura delle imprese, sul valore aggiunto che hanno sempre prodotto e che alimentano i nostri sistemi di welfare. Quel lavoro deve essere giusto, deve essere dignitoso, deve essere retribuito, ma questo è possibile se ci sono alcune condizioni. Condivido di nuovo con Christian Ferrari che ci sia una miopia politica enorme. Scusi, dottoressa, Giovannini diceva, tra le altre cose nella sua relazione, rinviare le azioni dell'Agenda 2030 è una pessima scelta perché i costi del rinvio sarebbero superiori ai costi dell'attuazione. Leggo forse nelle sue parole che invece forse voi pensate che spostare in avanti questa data potrebbe... Allora, in realtà l'idea è rivediamo, poi appunto rispetto al tempo condivido che non sono poi 2 o 3 anni, ma che per esempio si facciano delle scelte, si condividano. Per esempio un pensiero è che l'innovazione non può essere regolamentata dall'Unione, fare una scelta di un certo tipo come quella appunto sul motore elettrico endotermico forse poteva non essere l'unica. Quindi il tema è rivediamo come ci arriviamo, non tanto quando, e sul fatto che gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono quelli. Sono d'accordo che i costi del non fare le scelte sono altrettanto alti. Credo anche che uno dei limiti dell'Europa è stato di, come dire, fare delle scelte totalmente orizzontali, avendo a che fare con economie molto differenti all'interno dei paesi e all'interno dei paesi con settori molto diversi. Perché io, per esempio, vengo da un settore, quello alimentare, che sicuramente sconta alcuni costi, alcune difficoltà rispetto al passaggio a zero emissioni, ma sicuramente molto diverso da quello che sconta le aziende cementifere o dell'acciaio, di cui però non possiamo fare a meno. E per cui appunto ritengo che un po' più di articolazione sarebbe... Il problema è che questi costi non sono solo alti dal punto di vista economico, ma da più e diversi punti di vista, diventano altissimi. Parliamo ancora dopo dei finanziamenti, perché in fondo quello che lei ha detto riprende, e questo ci dice che tutto si tiene insieme, il rapporto Letta sulla necessità del mercato unico. Posso tornare con lei invece sulla sanità, perché è tanto tema di questi giorni. Vedo che voi dite nella vostra relazione sullo stato di attuazione dei servizi in Italia che la sanità soffre, c'è un importante stanziamento, questo almeno quello che ritiene il governo sulla manovra, ma nello stesso tempo ieri abbiamo sentito commenti più diversi, financo addirittura quello che il Ministero della Sanità sembra ormai diventato senza portafoglio. A fronte di questo stanziamento invece sulla manovra di cui si discute,
Qual è, dal vostro punto di osservazione, lo stato dell'accesso alla sanità? Ovviamente il CNEL non entra all'interno del dibattito politico avendo un ruolo istituzionale, però è stato ovviamente audito in sede di definizione di PSB e c'è una memoria che è stata poi resa pubblica e che è il frutto di un lavoro che è stato compiuto e che è stato anche validato dal Consiglio di Presidenza del CNEL, che in effetti sottolinea come la sanità pubblica sia in forte difficoltà e come sia necessario, nei limiti del possibile, nei limiti delle cornici di bilancio, come dire, dedicargli la dovuta attenzione. E questa, diciamo, questa osservazione che il CNEL ha reso al governo nel corso di un'audizione appunto presso le commissioni congiunte bilancio Camera e Senato è stata confermata da quelle che sono gli esiti della relazione al Parlamento, che ricordo è un atto ufficiale che viene appunto trasmesso ai decisori politici perché sia valutato e se possibile siano adottate delle politiche conseguenti. Ci sono dati significativi, oltre 4 milioni di persone che per ragioni economiche sono costrette a rinunciare alle cure e ci sono degli aspetti che ovviamente diciamo devono essere anche oggetto di un processo di governance che sul tema politiche della salute è ovviamente particolarmente complesso perché riguarda diversi livelli istituzionali. Quindi la posizione del CNEL è consegnata agli atti ed è consegnata anche nella relazione al Parlamento. Volevo invece tornare su un tema che è di particolare interesse e che riguarda anche gli interventi che hanno seguito la mia prima, diciamo, la prima interlocuzione, che è il tema della politica industriale. Tra l'altro fra poco avremo il piacere di ascoltare il ministro Urso e quindi il CNEL ovviamente da questo punto di vista ha avviato un percorso e non è un caso che il libro verde sulla politica industriale sia stato presentato proprio ieri al CNEL dal ministro. Anche su questo ovviamente il CNEL, in quelli che sono i suoi compiti, accompagnerà questo percorso, c'è una consultazione pubblica, ma il CNEL con un proprio gruppo di lavoro e con un supporto tecnico qualificato di esperti che lo compongono potrà fare delle osservazioni e potrà anche esprimere ulteriori elementi di approfondimento. È evidente che quello che ha detto l'onorevole Letta, che ha ribadito anche il rappresentante della CGIL, è un dato oggettivo e anche la Confindustria, nel senso che ci sono dei processi di transizione che vanno accompagnati con delle politiche e le politiche si fanno anche con dei sistemi di investimento e di agevolazione. Quindi questo è un tema che credo sarà molto importante. Ripeto, il fatto che si sia deciso di fare un libro verde e di dare vita a un libro bianco sulle politiche industriali è una notizia per il CNEL positiva perché dimostra una rinnovata attenzione verso il tema delle politiche industriali che forse per troppi anni è stato un po' trascurato. Grazie. Ferrari, forse lei ha a dire qualcosa alla dottoressa Ponti. Spostare in avanti il termine oppure tener conto della diversità del tessuto lavorativo e delle imprese, sono tante e diverse, ci potrebbe aiutare o al contrario ci metterebbe su una strada peggiore di quella attuale? Noi pensiamo che quest'offensiva che in qualche modo dal nostro paese è partita, dopo saremo tutti molto interessati nel sentire l'intervento e il contributo del ministro Urso, noi abbiamo partecipato a quel tavolo qualche settimana fa in cui il ministro ha chiesto sostanzialmente condivisione e mandato alle parti sociali per dire andiamo in Europa e rimettiamo in discussione il Green Deal. Il tema centrale era quello della data famosa del 2035 sulla fine del motore endotermico, ma diciamo che lo spettro poi era più complessivo e generale, in perfetta coerenza con le politiche che sul piano industriale ed ambientale questo governo sta portando avanti. Ricordo, non abbiamo il tempo, il PNIEC che ha approvato questo governo è un PNIEC che certifica che il nostro Paese non raggiungerà gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea, lo mette nero su bianco, per noi è un problema questo. Due, punta tutto sulle fonti fossili, l'Italia che potrebbe essere l'hub energetico nel Mediterraneo delle rinnovabili, in quel piano lì diventa piano Mattei eccetera, di nuovo e per l'ennesima volta l'hub del gas eccetera eccetera eccetera. Insomma ci sono tutta una serie di scelte che stanno rimettendo in discussione.
Noi non concordiamo con questa linea, primo perché pensiamo che il cambiamento climatico sia un'emergenza esistenziale per gli esseri umani e per le future generazioni, perché se non si condivide questo punto di partenza non so di che cosa discutiamo. Secondo, perché pensiamo che la riconversione ecologica della nostra industria sia una grande occasione per rilanciare un modello industriale che oggi come oggi è, non voglio dire morto, ma diciamo così in gravissima crisi, 19 mesi consecutivi di calo della produzione industriale nel nostro paese nel silenzio generale. Va tutto bene, madama la Marchesa? Direi proprio di no. E terzo, evidentemente perché pensiamo che la transizione green in Europa rappresenti il terreno più utile, più propizio, più avanzato per l'Italia per spingere, per avere una maggiore integrazione e soprattutto fare una battaglia per darsi strumenti dagli investimenti alle risorse Eurobond, tanto per capirci, alle politiche, alle strategie industriali europee di cui l'Italia ha, se possibile, ancor più bisogno degli altri paesi. Se vai lì per spaccare su questo terreno qui, ti privi sostanzialmente di uno spazio che ti servirebbe invece per fare un salto in avanti e per dare una mano e ricostruire, dare un contributo anche per gli sviluppi industriali di tutto il continente. Si diceva Enrico Letta di essere meno preoccupato che questa nuova Europa sia nel suo nuovo equilibrio di commissione, che del Parlamento europeo sia d'accordo col Green Deal, che invece di chi lo finanzia, perché il tema è chi lo finanzia, come. E ci parlava anche di investimenti dei privati, torno da lei Ponti. I privati dovrebbero contribuire, potrebbero, sono una gran parte della contribuzione, oltre agli investimenti pubblici ovviamente, al finanziamento del Green Deal. Sì, però io penso all'interno di un mercato unico, nel senso che appunto questo mi sembra la grande scelta che l'Europa e i paesi che compongono l'Europa devono fare, nel senso che già oggi 300 miliardi di risparmio privato vanno, del risparmio appunto dei paesi europei, va a finanziare le imprese e il mercato degli USA. Perché le dimensioni dei singoli mercati è troppo piccola, non solo perché poi ogni paese ha appunto, oltre alle norme europee, ha poi tutte delle norme nazionali e quindi oltre a essere piccolo è complicato. Quindi io davvero penso che l'obiettivo dovrebbe essere costruire un'Europa e che queste scelte vadano fatte in Europa. Certo, poi sono i singoli paesi che decidono, però io condivido che nessun paese può andare da solo da nessuna parte. Certo è che poi i singoli paesi, come dire, devono interpretare il mandato che arriva dall'Europa e devono interpretarli in maniera efficace e coerente, mentre appunto ogni tanto ci sono delle contraddizioni, no? Più o meno consapevoli, mi viene da dire. Ferrari, chi finanzia il Green Deal? Come? Questo è il punto centrale, ovviamente. Da un punto di vista delle risorse è indispensabile riprendere il modello di quella che ha rappresentato la grande novità, che è stato il Next Generation EU, debito comune per progetti comuni, per politiche energetiche, industriali comuni a livello europeo. Senza questo, rimanendo solo nella dimensione nazionale, non solo non si va da nessuna parte, ma soprattutto si frammenta anche appunto il mercato europeo, si frammenta la condizione delle persone. Quindi, da lì non si scappa, o noi facciamo una battaglia per evitare che il Next Generation, che poi vuol dire PNRR eccetera, rappresenti una sorta di parentesi pandemica, passata l'emergenza sanitaria si chiude e si ritorna alle vecchie ricette, oppure molto semplicemente non avremo le risorse per gestire questa transizione e soprattutto non avremo le risorse anche per reggere una competizione mondiale che è sempre più feroce e che sta vedendo l'Europa
e il modello industriale europeo schiacciato, letteralmente stritolato, tra il neoprotezionismo americano, che saranno pure tanto amici, ma ci stanno facendo una concorrenza d'oltreoceano importantissima, e il modello dirigista cinese, con tutte le risorse e l'intervento pubblico che chiaramente ha fatto, a partire dalla ricerca e dallo sviluppo, perché hanno iniziato molti anni fa, e questo mi permetto di sottolineare, il tema degli investimenti su ricerca, università, è fondamentale, perché quello è il primo passo. Se noi lasciamo, come abbiamo fatto negli ultimi anni, su un piano secondario quel tipo di investimento lì, difficilmente riusciremo a ritornare ad essere protagonisti. Chiudo con un ultimo punto e mi aggancio alla prima considerazione che facevo sul tema guerra e pace. Ora, io, al di là delle risorse, sono preoccupato per in qualche modo lo spostamento anche dell'asse politico che invece a nostro giudizio c'è stato e come anche a livello europeo. Siamo preoccupati innanzitutto da questa idea che ahimè è anche trasversale politicamente, che è una, secondo noi, assolutamente un'idea sbagliata, di una corsa al riarmo anche nell'ambito dell'economia europea e soprattutto di una trasformazione appunto di quella europea in un'economia di guerra. Questo è un punto politico centrale che merita non solo attenzione, non solo i riflettori, ma merita anche una battaglia appunto politica, sociale, culturale, perché noi dobbiamo dire veramente con tutta la voce che abbiamo e con tutto l'impegno che ciascuno di noi può mettere in campo nel suo ambito, che tutte le risorse, tutti gli investimenti devono andare alla conoscenza, devono andare al modello sociale e alla sanità pubblica che sta implodendo nel nostro paese, io questo lo posso dire, magari con meno vincoli, per così dire, istituzionali, e va indirizzata esattamente nella costruzione di un modello industriale che sia sostenibile. Questo è un punto fondamentale, produrre armi e pensare che questo possa essere il volano keynesiano per rilanciare l'economia europea è un grave errore da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, se mi permettete, anche da un punto di vista del futuro delle nostre generazioni. Sì. Quanto la situazione geopolitica, le crisi e le guerre stanno incidendo sulla politica industriale? Mi sembra che abbia inciso dalla guerra in Ucraina, perché appunto, come dire, è vero che l'Europa era un po' convinta di aver, come dire, di aver raggiunto una situazione di equilibrio, che tutta una serie di cose, a partire dalla pandemia, delle guerre così vicine, non sarebbero successe, no? Quindi dalla crisi, la crisi energetica ha impattato tantissimo, non tanto sulle politiche industriali, quanto sulle reazioni delle imprese. Cioè, ecco, il tema è che La crisi geopolitica per ora ha impattato sulle politiche industriali, almeno in parlo più che altro del nostro paese, in maniera non ancora progettuale, nel senso che si è reagito e si continua a reagire, no? Nel senso che appunto adesso è tutto focalizzato sul PNRR, che però scadrà nel 2026, con anche tutta una serie di interventi che hanno delle scadenze molto brevi, no? Industria 5.0 a 6 miliardi, a oggi ci sono richieste per 100 milioni, perché? Perché è molto complicato, perché doveva uscire a ottobre dell'anno scorso, è uscito il 16 agosto del 2024, quindi è come se appunto non ci fosse ancora un pensiero di lunga durata. Invece di quello abbiamo bisogno a livello europeo e a livello italiano, abbiamo bisogno che vengano pensate delle politiche coerenti dall'inizio alla fine, mentre io ritengo che anche sulla politica appunto del Green Deal, di cui, ripeto, condivido gli obiettivi, perché io anch'io penso che sia un'emergenza enorme e che avrebbe dei costi molto più alti non reagire, che ha dei,
ha già avuto dei costi enormi, guardiamo, no? L'Emilia Romagna, la Liguria, eccetera. Però che la modalità in cui lo si è implementato è essenzialmente, non voglio usare regolatorio perché mi sembra una di quelle parole come sostenibile strausate, però senza un pensiero di cosa succede quando bisogna mettere a terra le norme. Faccio un esempio perché l'ha citato Enrico Giovannini prima, la CSRD, la direttiva sulla rendicontazione, che è una grandissima opportunità perché ha degli obiettivi appunto di trasparenza, di spingere le aziende in quella direzione, ha poi una modalità di realizzazione che è, perdonatemi, delirante, complicata, complicatissima. Vero. Io penso di avere un'intelligenza media, è difficile da capire. Il rischio qual è? Non tanto e non solo il costo, secondo me. Il rischio è che poi questo fa sì che le imprese pensino e le persone pensino che la sostenibilità è produrre documenti. E che la necessità di farlo, perché c'è un vincolo normativo, faccia perdere il senso di quello che si sta facendo. Ecco, allora questo secondo me è un problema consistente, perché o io riesco a rendere comprensibile alle persone del perché bisogna fare alcune cose e lo rendo immaginabile, pensabile, penso che posso dare il mio contributo, altrimenti il risultato sarà la negazione. E chiedo due cose, quali sono le imprese che soffrono di più? Penso per esempio Stellantis, in quali settori dunque? Stellantis ieri ha annunciato nuovamente la Stellantis che soffra, adesso... No, sto parlando di settori, mi faccio parlare. Settori di impresa, non singoli. No, sono i settori energivori, ovviamente, sì. Perché appunto c'è tutto un tema che ci sono alcuni settori per cui l'elettrificazione non è ancora possibile, per cui il gas è ancora una necessità, il comparto delle ceramiche per esempio, mentre per esempio l'acciaio in Italia è in realtà un settore energivoro che deve sopportare dei costi enormi per la transizione, ma che già oggi siccome in Italia tra l'altro c'è stata una grande capacità di utilizzare acciaio da rottami che può essere lavorato con i forni elettrici, già oggi l'80% dell'acciaio italiano è fatto sia da rottami, quindi all'interno dell'economia circolare, con alcune aziende che a breve saranno addirittura a impatto negativo. Però ci sono settori in cui l'elettrificazione non ha ancora gli strumenti e questi sono ovviamente, dal punto di vista, come dire, della transizione ecologica, questi sono i settori che ovviamente soffrono di più. Sull'automotive sicuramente abbiamo visto i grandi gruppi avevano condiviso la scelta dell'elettrico, però il tema è che poi oggi non va, oggi vanno in Italia, in Europa vengono portate, è ancora troppo costoso, ma a parte essere costoso, dove si caricano poi? Cioè, di nuovo, pensiamo di fare quel passaggio lì, dobbiamo costruire anche tutto il sistema che lo sostiene, perché oggi non è impossibile caricarlo, non siamo in grado di sostenere quel consumo energetico. Quindi davvero le cose vanno pensate insieme. Le chiedo anche cosa suggerisce, quali sono le priorità? Quali sono le priorità per che cosa? Nel senso che secondo me le priorità sono quelle raccontate qua, sono
e sono priorità, ma sono legate, sono priorità, come dire, sono legate reciprocamente, no? Sono appunto l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, la transizione ecologica, quindi il sostegno per accelerare questo passaggio. Perché se io politica dico che bisogna andare là, poi costruisco tutte le condizioni, non posso sperare. Tendevo a dire, ad esempio, lo snellimento della burocrazia. Questo sì. Ok. Tendevo a dire, quindi cosa ho capito. Quali sono le priorità? Beh, sicuramente, per accelerare, sicuramente andare avanti. Quanto suggerito sia dal rapporto Letto che dal rapporto Draghi, quindi un mercato dell'energia, un mercato finanziario, perché questo aiuterebbe ad abbassare i costi dell'energia da una parte, aiuterebbe un maggiore investimento nei mercati europei, sicuramente lo snellimento amministrativo, e questo vale due volte per l'Italia, perché poi, come dire, l'Europa ha preso i nostri peggiori difetti dal punto di vista normativo, mi viene da dire, nel senso che ha una spinta regolatoria molto, molto forte, e anche forse una maggior gradualità, un maggior pensiero su cosa succede quando poi le norme vanno messe a terra, vanno calate nella realtà. Bonanni, torno da lei e torno in Italia. Come CNEL, cosa avete suggerito al Parlamento? Non ho sentito la prima parte della domanda. Come CNEL, cosa avete suggerito al Parlamento nelle vostre relazioni? Cosa c'è da aggiustare e quali sono le priorità? Perché poi è vero, il mare è un mare magnum, quindi bisogna per forza darsi delle priorità. Intanto abbiamo anche fatto, come dire, una valutazione sulla effettività e quindi la possibilità che un organismo come il CNEL possa, diciamo, svolgere questa relazione in maniera compiuta, efficace ed effettiva. E abbiamo anche lanciato un'indicazione che probabilmente trasformeremo anche qui in un disegno di iniziativa legislativa, cioè che non basta il CNEL per svolgere una relazione puntuale ed esaustiva sulla qualità e i livelli di erogazione dei servizi pubblici, ma occorre creare una rete che valorizzi le esperienze autonome, ce ne sono già diverse, penso a Roma Capitale, penso al Comune di Torino, che hanno dei propri presidi pubblici di valutazione dei servizi pubblici, che peraltro quelli che impattano anche in maniera più significativa sono i servizi pubblici locali, siano essi di competenza comunale e di competenza regionale. Quindi un processo anche qui di governance, di revisione della governance, una governance partecipata che non sia centralizzata e che quindi veda più un ruolo a rete, piuttosto che un centro unico, di competenze. Quindi questo proprio in una logica in cui il CNEL non si ritiene esaustivo, ma anzi deve svolgere un ruolo di valorizzazione di tutti i corpi intermedi che hanno le ramificazioni territoriali. Dal punto di vista delle sollecitazioni, sicuramente la sanità, ma un altro tema molto importante che poi rientra negli obiettivi ESG è quello dei servizi idrici. Per esempio, la possibilità di assicurare l'approvvigionamento di acqua efficace, efficiente, senza dispersioni, con una politica di investimento e di manutenzione dei servizi di distribuzione, è un altro tema che è stato molto al centro dell'attenzione del CNEL e che credo anche in questo caso si tradurrà in un disegno di legge di iniziativa legislativa. Sono le 12:26. Non vi nego perché continuo a parlare con loro, stiamo aspettando non solo la dottoressa Ianna Antoni ma anche un intervento del ministro Urso, che come avete visto dal programma era in coda nelle conclusioni, insomma, finali di questa presentazione di stamattina. Benissimo. La dottoressa Ianna Antonino, cioè, peccato perché ci sarebbe piaciuto molto parlare di istruzione, invece sentiamo il ministro Urso
che ci ha mandato un video, sentiamo cosa ci dice. E poi ne parliamo insieme, così completiamo. Ringrazio Marcella Mallen ed Enrico Giovannini per l'invito e saluto gli ospiti, scusandomi di non essere con voi a causa di altri improrogabili impegni istituzionali. Questa è la nona edizione del vostro rapporto, un appuntamento atteso da imprese, cittadini e soprattutto policy maker per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento del nostro Paese rispetto alla attuazione dell'Agenda 2030 e ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibili. Il rapporto sollecita un cambiamento radicale nelle politiche economiche, sociali e ambientali, ponendo l'accento sulla necessità di agire subito, sia in Italia che a livello globale. Consapevoli tutti che con il ritmo attuale solo il 17% del target dell'agenda ONU sarà raggiunto entro il 2030. Rispetto al 2015, anno della sottoscrizione dell'agenda, è radicalmente mutato il contesto geopolitico, drammaticamente mutato, perché purtroppo le guerre circondano la nostra Europa, l'invasione della Russia in Ucraina, centinaia di migliaia di vittime e l'escalation a cui assistiamo in Medio Oriente ci preoccupano e ci devono determinare consapevolmente a come reagire senza perdere di vista l'obiettivo. Restano fermi i principi e i target che non possono essere ignorati da nessun governo, dal contrasto alla povertà, alla riduzione delle diseguaglianze, dall'istruzione alla parità di genere, dagli obiettivi ambientali alla promozione di una innovazione competitiva e un'industrializzazione equa, responsabile, inclusiva, sostenibile. Oggi siamo a ridosso della nascita della nuova Commissione europea, a cui i cittadini europei hanno affidato con il loro voto un esplicito mandato a raddrizzare la rotta, ad essere più consapevole di come dobbiamo giungere competitivi all'obiettivo. E il vostro rapporto è un'occasione per riflettere su come fare, senza compromettere la tenuta generale del sistema economico, del sistema produttivo, del sistema sociale e quindi dei diritti acquisiti dai nostri lavoratori e dai nostri imprenditori, dai nostri cittadini in Europa. I segnali di un rallentamento sono evidenti in tutta Europa, soprattutto negli altri due grandi paesi industriali, nelle altre due grandi economie europee. La Germania sconta pesantemente le scelte sul fronte energetico e purtroppo segnala una sorta di stagnazione. Non sta meglio la Francia, solo pochi giorni fa il nuovo primo ministro Barnier ha chiesto un rinvio di 2 anni del termine per riportare il deficit pubblico entro il 3% del PIL previsto dai parametri dell'Unione. In questo scenario complesso, difficile, l'Italia, il nostro paese, continua a fare dei passi comunque positivi in avanti. Riguardano ovviamente i dati macroeconomici, il tasso di inflazione è più basso che in altri paesi europei, il PIL comunque cresce più di quanto cresca negli altri due grandi economie europee, le nostre imprese si affermano nei nuovi scenari dell'export globale, soprattutto si è allargata la base occupazionale, 1 milione di nuovi posti di lavoro. In questo contesto, negli ultimi 2 anni, lo hanno giudicato molto positivamente alcuni osservatori internazionali. Dobbiamo ovviamente proseguire su questa strada consapevoli di quali siano le nuove difficoltà con cui tutti dobbiamo far fronte e noi con la nostra Unione Europea. Lo scorso luglio, davanti alla plenaria dell'Europarlamento,
Ursula von der Leyen ha annunciato un piano per l'industria pulita, puntando al taglio delle emissioni del 90% al 2040, un target che sarà confermato nella prossima legge europea sul clima. In previsione del programma dei 100 giorni occorre definire come arrivare a questo obiettivo, come arrivare a quell'obiettivo con un sistema industriale competitivo, sostenibile anche sul piano ovviamente del lavoro. Secondo uno studio della Banca Centrale Europea del 2021, gli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione Europea ammonterebbero a 330 miliardi di euro all'anno fino al 2030. Il rapporto Draghi, solo 3 anni dopo, si spinge molto oltre, stimando in almeno 800 miliardi di euro all'anno, vale a dire poco meno del 5% del PIL dell'Unione Europea, le risorse necessarie per recuperare competitività rispetto alla Cina e rispetto agli Stati Uniti, che hanno investito risorse di gran lunga superiore negli scorsi anni, e al fine di affrontare la doppia transizione digitale e ambientale, mantenendo una competitività globale. Dobbiamo chiederci come l'Europa può sostenere questo percorso, certamente anche come sempre ha sostenuto il governo italiano in Parlamento e nelle istituzioni europee, anche con risorse comuni europee. Lo dice persino Draghi nel suo rapporto. Il governo italiano per questo ha chiesto in questi 2 anni e oggi con maggiore responsabilità e maggiore consapevolezza anche da parte degli altri, sulla base di quello che ha affermato Enrico Letta sul mercato interno e di quello che ha affermato Mario Draghi sulla competitività, sappiamo che dobbiamo raddrizzare la rotta. Sappiamo che dobbiamo affrontare con maggiore consapevolezza e responsabilità questa sfida. Partiamo dalle evidenze. Anticipiamo le analisi, le valutazioni, i rapporti già previsti dai regolamenti europei, a partire da quello su veicoli commerciali leggeri programmato per la fine del 2026, tra 2 anni, troppo tardi, o quello sui veicoli pesanti previsto addirittura per il 2027, fra 3 anni. Non possiamo aspettare altri 2 o addirittura altri 3 anni per raddrizzare la rotta, a fronte di dati che sono già evidenti oggi sul fatto che siamo clamorosamente in ritardo e rischiamo di perdere l'obiettivo, il target. Abbiamo bisogno di dati per apportare ora le modifiche necessarie alle politiche pubbliche. Non possiamo attendere ancora. Le imprese devono essere messe in grado di programmare gli investimenti in un quadro di certezze che oggi e non fra 2 anni dobbiamo dargli loro. Per questo abbiamo presentato un non paper che riguarda per il momento il settore delle auto agli altri ministri dell'industria dell'Unione Europea, in cui tutto questo viene portato alla loro attenzione per programmare una serie di interventi assolutamente necessari. I rischi delle attuali transizioni sono sotto gli occhi di tutti, dalla crisi evidente e clamorosa del settore automotive, che ha colpito il cuore del sistema europeo, alle difficoltà evidenti dei comparti energivori, siderurgia in primis, su cui abbiamo noi rimesso mano con determinazione e responsabilità, perché la siderurgia è il pilastro dell'industria manufatturiera e a cui non si può assolutamente rinunciare, tanto più alla luce dei cambiamenti geopolitici che ci pongono ulteriori responsabilità. Ma questo riguarda anche la tecnologia del futuro, per esempio i data center. Anche ieri ho ricevuto un grande investitore internazionale su data center che vuole puntare sul nostro paese, ma questo presuppone una politica energetica sostenibile anche e non solo per i data center. La domanda di infrastrutture necessarie per l'archiviazione e l'elaborazione di enormi quantità di dati, che nel nostro paese si può fare meglio che in altri, è in aumento, perché
propedeutiche alla transizione digitale e anche all'autonomia strategica del nostro continente sui dati, sulle informazioni, su quello che è sostanzialmente il cuore del futuro. È indispensabile un dibattito su come raggiungere mix energetici equilibrati e sostenibili, puntando a tutte le fonti, con una neutralità tecnologica, purché si raggiunga l'obiettivo della sostenibilità ambientale e della sostenibilità industriale. Quindi certamente allo sviluppo delle rinnovabili, come stiamo facendo, fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico, ma anche al nucleare pulito e sicuro, e parliamo ovviamente del nucleare di terza generazione avanzata, poi di quarta generazione, su cui l'Italia può dire molto, perché è più avanti di altri paesi, e poi certamente alla fusione. Gli spunti di riflessione sono numerosi e il vostro contributo di proposte è fondamentale per chi ha chiamato in questi mesi a prendere scelte decisive per il futuro del nostro Paese, nella nostra politica industriale, energetica ed ambientale, ma anche perché noi possiamo contribuire in maniera determinante alle scelte che dovranno fare le nostre istituzioni europee per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori d'Europa che oggi manifestano il proprio disagio a fronte di un percorso che appare davvero insostenibile. Grazie delle vostre riflessioni. Buon lavoro. Così il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ci consente, Ponti si sente un po' sulle sue posizioni, dobbiamo raddrizzare la rotta, dice subito e non tra due anni, ha parlato dei paper presentati sul settore automotive e sulla siderurgia. Che ne dice? Sì, in realtà mi veniva più da reagire su altre dimensioni, nel senso che mentre parlava, vabbè, intanto appunto la questione del dobbiamo fare politiche industriali di lungo periodo, dopo aver fatto uscire la legge 16 agosto, sinceramente appunto rimane che questo mi sembra il tema, così come mi sembra che di nuovo per la velocità appunto bisogna intervenire sulla semplificazione, sulla velocità con cui si attivano i processi, perché oggi è veramente difficile, veramente il tema anche della certezza del diritto in Italia è difficile attrarre investimenti anche per questa ragione, perché poi non si sa se le cose saranno autorizzate, no, con che tempi, eccetera. Il PNR doveva partire da questi elementi, no? Da questi elementi di riforme che abilitassero il Paese per ripartire. Così come sulle rinnovabili, il nostro Paese, il Ministro dell'Ambiente ha preso degli impegni rispetto alle energie rinnovabili, poi le politiche, le scelte regolatorie che sono state fatte dal decreto agricoltura che sostanzialmente vieta i pannelli a terra alle aree idonee delegate alle regioni, rendono molto, sostanzialmente fermano gli impianti rinnovabili, così come i tempi di autorizzazione. Che ci dice il perché su questo, così cerchiamo di andare anche su una cosa concreta. Beh, il decreto agricoltura è un decreto che definisce che appunto non possono essere messi fatti i pannelli a terra. E l'Italia ha degli obiettivi di deve raggiungere un tot di terawatt entro il 2030. Ovviamente questi sistemi sono efficienti, sono più economici e più efficienti che farlo su tutti i tetti, perché è molto frammentato, quindi sono impianti più piccoli, quindi
a tutta una serie di... sono più complicati da mettere, sono più esposti, forse sono più complicati da mantenere, da manutenere, eccetera. Il divieto è stato messo perché appunto con l'intento di preservare i terreni agricoli. Oggi però la quantità che sarebbe stata necessaria in realtà rappresenta lo 0,5% di tutti i terreni incolti che ci sono in Italia, che peraltro continuano ad aumentare. Quindi anche qua è come se ci fosse sempre una contrapposizione tra l'obiettivo a cui si vuole arrivare e i metodi per arrivarci. Quindi tutti vogliamo appunto un mondo migliore, e poi però deve essere fatto come diciamo noi, e questo però non è tanto possibile, possibilmente non vicino a noi anche, questo è un altro tema. Grazie. Monnanni, si ritrova nelle parole del Ministro Urso? Guardi, io faccio una considerazione che forse può apparire banale, ma in realtà non lo è. Io ritengo che il percorso del piano industriale, comunque di tutte queste tematiche, debba vedere necessariamente attori protagonisti le parti sociali, quindi, e non ovviamente semplici spettatori o interlocutori. Quindi le parti sociali devono esercitare il loro diritto dovere in tutti i luoghi possibili. Uno di questi è il CNEL. Il CNEL ha al suo interno rappresentanti qualificate delle parti sociali, quindi il CNEL può essere uno dei luoghi, non dico l'unico, non dico quello insostituibile, in cui anche su questo tema le parti sociali possono esprimere il loro protagonismo e trasformarlo anche in atti formali di valore istituzionale che il CNEL, conformemente all'articolo 99 della Costituzione, può presentare al Parlamento e al Governo. Ferrari? Io a questo punto mi tocca rivendicare l'autonomia delle parti sociali, che hanno un ruolo che ovviamente poi si esercita anche nei luoghi istituzionali o meno a partire da CNEL, ma uno dei punti di fondo è che rispetto a queste scelte politiche fondamentali noi non abbiamo delle sedi di coinvolgimento e di partecipazione reale. Vale per il PNIEC, vale per il PNRR, le famose cabine di regia che dovrebbero coinvolgere le parti sociali. Informo tutti che non siamo, non la CGIL, tutte le parti sociali convocate dal governo sullo stato di attuazione del PNRR da mesi e mesi. E qui non può supplire l'importantissima sede istituzionale che è ovviamente CNEL, a cui noi diamo un contributo e lo diamo con tutto l'atteggiamento che caratterizza un impegno di CGIL e CISL e UIL in quell'ambito, ma il punto è politico. Non esiste un confronto sulle politiche energetiche, non esiste un confronto reale sulle politiche industriali. Lasciatemi dire, io sono preoccupato quando un ministro con quella delega, dopo 2 anni di desertificazione industriale che sta attraversando il nostro Paese, esprime soddisfazione per la condizione dell'Italia anche rispetto al resto d'Europa. E qui è un problema anche, non so come dire, di contatto con la realtà. Stiamo rivendicando da anni, da mesi, la necessità di un tavolo serio che affronti l'emergenza industriale nel nostro Paese, a cominciare dal coinvolgere veramente i principali attori, Stellantis, visto che facciamo anche nomi e cognomi, che devono rendere conto al Paese e in particolar modo anche ai lavoratori. E purtroppo da questo punto di vista non abbiamo avuto nessuna occasione. Io mutuo la proposta che condivido di ASVIS di spostare dal MASE alla Presidenza del Consiglio il tema della programmazione dello sviluppo sostenibile. Mi verrebbe da dire che anche sulle politiche industriali ormai l'emergenza ha assunto una dimensione tale da essere sistemica, che non può più essere affrontata come se fosse un dato settoriale da un singolo ministero. Vuole la Presidente del Consiglio finalmente aprire con le parti sociali un tavolo, un confronto per costruire delle politiche industriali che non ci sono? Non sono gli incentivi alle imprese automatiche, la delega e un po' di soldi a pioggia che fanno una politica industriale. Secondo punto, e chiudo,
sul piano europeo raddrizzare la linea mi pare abbastanza eloquente come impostazione. E torniamo a quello che dicevo prima: o accettiamo la sfida e rilanciamo sul piano europeo rispetto alla transizione green, o penso che non facciamo gli interessi nemmeno del Paese, sicuramente dei lavoratori interessati, che non è mettendo la testa sotto la sabbia e chiedendo un paio d'anni in più rispetto alle scadenze che si tutelano la condizione e la prospettiva, anche di lavoro. Infine, il tema del nucleare. Ora, al netto della posizione della CGIL, qui c'è un punto, scusate, non ne voglio neanche fare una discussione se ci piace o non ci piace quella tecnologia, se è sicura o meno, e non mi pare che... Ma al di là di questo, molto pragmaticamente, noi abbiamo un problema di costo dell'energia, lo denuncia giustamente sempre le associazioni datoriali a partire dal Confindustria, paghiamo l'energia 40% in più che nel resto del Paese. Ma davvero possiamo puntare su una tecnologia che, se andrà bene, ammesso e non concesso tutto il resto, vedremo tra 20 anni? O non è meglio concentrare le risorse già scarse e poche che ci sono sullo sviluppo delle rinnovabili, che possono essere una grande occasione proprio di politiche industriali sul lato dell'offerta? Questo è un tema che porrei al Ministro se avessi un tavolo su cui discutere insieme alle altre parti sociali. Grazie Ferrari. Ha messo sul tavolo il Ministro Urso il tema della nucleare di terza, quarta generazione. Ponti, lei cosa ne pensa? Solo su questo, così chiudiamo. Io penso che complessivamente avremo bisogno di tutte le forme di energia possibili, nel senso che le nostre società saranno sempre più energivore. Quindi sono d'accordo che in questo momento il focus sono le rinnovabili, penso però che non sia strategico fermare la ricerca. Annoni? Energia nucleare? E chiudiamo. Su tema c'è già un gruppo di lavoro, abbiamo la nostra esperta, la professoressa Valeria Termini, che sta conducendo un lavoro che presto porterà un documento del CNEL, proprio in relazione al PNIEC. Grazie. Pierluigi Stefanini, presidente dell'ASVIS, grazie Ferrari, grazie Ponti, grazie Mannoni. E il telefono non è su? Grazie. Io gli ho dato... Per le conclusioni, senza prima dirvi che i temi che abbiamo trattato sono così interessanti che i dati della diretta streaming finora ci dicono che ci hanno seguito 223.000 persone, ci hanno raggiunto e 100.000 sono state le visualizzazioni. Questo dice che alla gente, alle persone interessa, ai cittadini interessa moltissimo il futuro e lo sviluppo sostenibile. Presidente. Grazie, grazie davvero, grazie a lei, dottoressa Elisa Anzaldo, che ci ha condotto molto bene questa mattina, grazie per la disponibilità, grazie a voi che avete seguito questa mattinata così intensa e piena di contenuti, grazie a tutti i nostri ospiti, a tutti coloro che ancora in un numero importante ci stanno seguendo, e questo è merito anche del supporto di comunicazione che molto gentilmente diversi partner che prima sono stati ricordati hanno deciso di trasmettere e di consentire a tante persone di seguire questo nostro incontro. Grazie a Marcella Mallen per l'introduzione, molto precisa, puntuale, efficace come sempre, ha messo al centro le questioni chiave. Grazie a Enrico Giovannini per quello che ci ha raccontato in modo molto efficace, esemplare, convincente, devo dire, sono di parte naturalmente, e per il lavoro che fa per la nostra alleanza. Grazie a Giulio Loiacono, che è qui di dietro, il segretario generale della nostra alleanza, e insieme a lui, come ricordava Marcella, tutto il team che con grande efficacia, passione, intelligenza porta avanti la nostra alleanza. Dunque è un merito davvero molto importante che va riconosciuto e siamo grati. Così come naturalmente, ricordava Marcella, gli esperti, che sono tante centinaia, che hanno contribuito all'elaborazione di questo rapporto, e ai 300 e oltre aderenti che continuano a stare con noi, a seguirci, a darci un aiuto. È già stato detto tanto, quindi cavo velocemente poche cose, arrivo ad alcuni aspetti che penso possano essere utilmente sottolineati. Il primo, che è già stato messo bene in evidenza, vista la fase che viviamo a livello globale e nazionale,
richiede un aumento dell'impegno, dell'intensità, della consapevolezza, della determinazione, del coraggio per far fronte a questa fase così difficile. E dobbiamo farlo attraverso un investimento che noi come Alleanza stiamo incoraggiando e in parte anche proponendo e accompagnando con il sistema educativo del Paese. Innanzitutto abbiamo bisogno di investire molto di più per consentire alle ragazze e ai ragazzi di acquisire consapevolezza dell'essere cittadini di questo nostro Paese e soprattutto di cercare di stimolare la loro partecipazione e la loro capacità critica ai fini di creare condizioni di sviluppo e di benessere condivisi. Bisogna che incrementiamo complessivamente la capacità e l'intelligenza critiche che sono indispensabili. Per fare cosa? Per aumentare il grado di collaborazione, di condivisione, di cooperazione a tutti i livelli. In uno dei recenti interventi che sia Enrico che Marcella hanno ricordato del nostro Presidente della Repubblica, ha sottolineato un concetto che direi mai come oggi è essenziale, ma dobbiamo fare in modo che però diventi un modo di essere. E lui ha detto: tutti siamo chiamati a cooperare, parlando di transizione ecologica, parlando di trasformazione che è indispensabile mettere in campo a livello nazionale ed internazionale. Ora, per fare questo abbiamo bisogno di investire in modo più adeguato come Paese, per fare in maniera che possa aumentare il grado di cura delle relazioni personali, affettive e familiari. Dobbiamo prestare massima attenzione a mettere insieme le diverse sfere sociali, culturali ed economiche, come Giovannini ci invita a fare ogni volta, no? Di tenere insieme le diverse parti. E dobbiamo farlo attraverso, e qui sta il ruolo importante della nostra alleanza, di, come dire, contribuire, e qui viene fuori bene quello che ASVIS ha saputo mettere in campo in questi anni, la capacità di convergere, di collaborare, di condividere, di elaborare insieme. Per fare cosa? Per anche limitando e contenendo i limiti e i ritardi che anche la nostra alleanza deve riuscire a superare, ma il rapporto lo mette bene in luce questa mattina, e cioè l'urgenza consapevole, riflettuta, ragionata puntualmente, rigorosamente, con serietà, come bisogna fare, perché vi sia appunto una risposta che è capace in modo pieno e convinto di comprendere e poi di agire, di creare le condizioni perché questo gap che ancora rimane si possa in parte ridurre. Ora, è già stato sottolineato, abbracciamo il futuro, e questa è la parola chiave e la parola d'ordine di questo rapporto, e questo va fatto attraverso studi, ricerche, simulazioni, capacità previsive, una propensione, lo vorrei sottolineare, alla generosità verso le future generazioni. Se guardiamo al futuro dobbiamo avere questa disponibilità, questa volontà, questa determinazione, avendo cioè una visione radicalmente lungimirante, cioè dobbiamo su questo essere più convincenti, c'è ancora un gap importante da ridurre nel nostro Paese. Purtroppo sappiamo la politica è condannata al presente, alla contingenza, all'emergenza, alle polemiche. Ricordava prima Enrico gli occhiali, no? Come sono gli occhiali con la telecamera o i pandori, e potremmo continuare. Purtroppo vicende avvilenti e poco nobili. Allora noi dobbiamo investire sulla partecipazione e sul valore democratico della partecipazione. A proposito di transizione giusta, una condizione essenziale che sta mancando però ancora nel nostro Paese, veniva prima rimarcato dagli interventi, è questa, come dire, questa intenzione e soprattutto questa messa a fuoco, e poi anche con una, come dire, consente che consentano in maniera strutturata, continuativa, regolata, di creare condizioni di effettiva convergenza e partecipazione. Se vogliamo affrontare una sfida così grande che ci coinvolge tutti, non possiamo limitarci al contenzioso, no? Come dire,
o una dinamica conflittuale fine a se stessa. Dobbiamo alzare il livello, dobbiamo fare in modo che, ad esempio, le parti sociali assumano pienamente il coraggio di convergere, di discutere, di litigare se è necessario, ma con appunto la disponibilità in modo oggettivo e rigoroso di affrontare i nodi che sono aperti. E ancora, per arrivare a concludere, occorre da questo punto di vista ridurre le logiche di appartenenza. Vale per tutti, ma credo che mai come oggi questo sia un punto essenziale da mettere a fuoco. Perché stiamo parlando del nostro futuro e quindi non ci possiamo permettere un approccio, come dire, che guarda all'indietro o che deve piantare la bandierina di turno. Dobbiamo avere davvero la volontà di andare avanti e di costruire un percorso che sia effettivamente serio, rigoroso e condiviso. E allora, per finire, alcuni punti, alcune sottolineature rapidissime. Il rapporto in modo serio, rigoroso, l'avete sentito stamattina e avrete modo di vedervelo poi nel sito della nostra alleanza, e ricordava Enrico prima, verranno poi giorno per giorno presentate pillole che specificatamente consentiranno a voi di cogliere dal rapporto una serie di utili e importanti indicazioni, essendo il rapporto molto importante e corposo, dunque è un modo per agevolare anche una lettura più diretta e più snella. E allora, dicevo, qualche sottolineatura per finire. Intanto, la prima cosa che è già stata ben messa a fuoco anche dal dialogo, dicevo Enrico con una battuta, è anche un bravo intervistatore Enrico, oltre che un bravo studioso, con Enrico Letta, questo elemento, noi dobbiamo come Paese fare questa fatica e uscire da questa dinamica che non è, come dire, lo sosteneva bene Letta, il nostro Paese ha avuto un ruolo nel costruire l'Unione Europea fondamentale, strategico, storicamente rilevato. Oggi dobbiamo essere allo stesso livello. Cioè non possiamo essere in una posizione che ci siamo ma non ci siamo, ma critichiamo, non critichiamo, ma ci va bene o non ci va bene. Non va bene così. Dobbiamo decisamente assumere un orientamento strategico convinto di essere noi uno dei pilastri dell'Unione Europea che dobbiamo insieme costruire con gli altri paesi. E ancora, sul tema decisivo che è stato ben raccontato, illustrato, con le anche criticità che la situazione oggettivamente di transizione, di cambiamento propone e ci sollecita, nel dialogo e nella necessaria convergenza tra la dimensione economica di mercato, le imprese e il lavoro, dobbiamo fare un passo avanti. E le condizioni dell'agenda ci sono perché questo si possa mettere a fuoco. Noi da tempo proponiamo, ad esempio, di considerare come terreno di lavoro comune tra le parti sociali la elaborazione, la condivisione di patti condivisi. Su questo però purtroppo lo si è detto tante volte, ma non si riesce a fare un passo avanti. Allora sarebbe importante che si determinasse questa volontà, no? Questa intenzione davvero di costruire dinamiche convergenti. Faccio un esempio. Nella rendicontazione di sostenibilità, che certo avrà anche dei vincoli burocratici, adesso non entro nel merito perché sennò facciamo un altro dibattito, perché non vorrei, attenzione, lo dico con rispetto, che nel criticare, come dire, la corposità delle norme, in realtà si volesse poi, come dire, sfuggire al nodo. Attenzione. Se c'è corposità di norme, peraltro per come il nostro governo ha assunto la direttiva di rendicontazione di sostenibilità, ha cercato di, ascoltando le parti sociali, di fare uno sforzo di sintesi che riteniamo sia efficace, sia importante. Allora, nella rendicontazione di sostenibilità si sostiene il fatto che ci deve essere necessariamente la ricerca di accordo tra le parti sociali. Allora, cominciamo da lì, no? Cominciamo a vedere sul campo cosa questo vuol dire in termini concreti, no? Precisi, verificando settore per settore, ambito merceologico per ambito merceologico, quali sono le scelte necessarie per contribuire a questa evoluzione. Infine, per richiamare, lei ha fatto bene a ricordarlo stamattina, purtroppo la regione Calabria è la regione più povera d'Europa.
oggi è la giornata internazionale dedicata alla lotta contro la povertà. Veniva ricordato prima da Enrico nei numeri macro, il nostro paese 5,7 milioni di poveri, stiamo parlando dell'8,6% della popolazione italiana e non è tollerabile. Non possiamo continuare, come dire, ad avere un atteggiamento, scusatemi, superficiale o comunque discontinuo e non efficace e non integrato. Se vogliamo contrastare la povertà dobbiamo mettere insieme diverse strategie convergenti per essere credibili e per ottenere dei risultati che siano significativi. Chiusa la parentesi, ma non tanto. Così come ricordava Marcella giustamente, l'Italia è all'86esimo posto, 83esimo posto sul gap di genere a livello internazionale. Non è mondiale, non è possibile, è un dato inaccettabile, non possiamo constatarlo e poi dopo non mettere in campo in modo adeguato. Il governo, credo fosse Draghi, aveva predisposto la strategia nazionale per la parità di genere, mi chiedo dov'è finita, cioè vogliamo riprendere in mano ad esempio quel terreno di programmazione, di convergenza, di impegno comune che coinvolge le imprese, i sistemi produttivi, i territori, eccetera, eccetera. E allora finisco per dire che abbiamo bisogno di aumentare, come è stato ben detto stamattina, il nostro grado di incisività, di determinazione. E possiamo farlo, ad esempio, coinvolgendo ancora di più, con ancora più cura e determinazione, i nostri aderenti. Peraltro, come dire, stimolando in loro una funzione democratica di coinvolgimento dei loro mondi di riferimento, certo nella piena autonomia e salvaguardia delle diverse prerogative, ma può venire da quel coinvolgimento un'importante spinta che può cercare di aiutare il Paese ad andare nella direzione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Dobbiamo su questo, come dire, nelle riflessioni anche che l'Alleanza sta facendo, essere più determinati, no? Fare in modo che il lavoro importante dei nostri aderenti, che svolgono una funzione vitale nel Paese, i corpi intermedi, se ne parlava prima a proposito del ruolo del CNEL, un ruolo importantissimo, di fare in modo che questa attenzione, questa sensibilità, questa capacità poi di convincere i propri aderenti ad avere una visione consapevole, matura e adeguata sia un percorso che dobbiamo mettere in campo. Insomma, per concludere, peraltro la sottolineatura di stamattina sui territori opportunamente fatta da Enrico Giovannini è importante. Noi presenteremo il 17 dicembre, sempre qui a Roma, il rapporto sui territori, quindi sarà un'altra occasione che andrà più nello specifico per cogliere le diversità, le specificità, i divari purtroppo che rimangono molto pesanti nel nostro Paese. Basta citare il settore della sanità, ma non vorrei aprire altri versanti che sono purtroppo molto critici. Insomma, in conclusione, certo il terreno è difficile, allora spesso ci sentiamo dire, ci diciamo, io per primo, che la politica e le istituzioni fanno fatica e che non sono al livello necessario. Commentavamo con Marcella prima, purtroppo molto spesso la declinazione che fa la politica dello sviluppo sostenibile è prevalentemente, esclusivamente di natura ambientale. Errore non più accettabile. Noi dobbiamo fare in modo che la dimensione integrata dello sviluppo sostenibile diventi patrimonio comune delle istituzioni della politica. Capiamo anche, per rispetto, che fare politica e gestire le istituzioni su terreni così impegnativi come l'Agenda 2030 non è facile. E quindi la sfida è alta, ci rendiamo conto. Non è semplice avere appunto una visione come l'Agenda ci invita a fare, che misura le situazioni in modo oggettivo, che definisce degli obiettivi, che cerca poi di avere la responsabilità e il dovere di misurare dove si arriva, come si arriva, con quali esiti, con quali incongruenze, per correggere, adeguare e migliorare. Soprattutto lo sforzo che la politica e le istituzioni hanno il compito di mettere in campo è quello di avere una visione del futuro. E questo è il messaggio che oggi ASVIS vuole mandare al nostro Paese e credo che la mattinata sia stata molto utile e importante a questo scopo. Grazie.
Bene, grazie per la vostra pazienza e per il vostro interesse. Grazie a tutti, buona giornata.